Facciamo, per cui rubo 30 secondi per ricordarvi cos'è l'Italia, ovvero un'associazione che si occupa di promuovere quella che è la cultura delle start-up e soprattutto di supportare chi ci vuole provare con delle iniziative concrete. In particolare, essendo un'associazione, siamo aperti a chiunque e da oggi stiamo aprendo il tesseramento per l'anno 2015. Sarà possibile tesserarsi, diventare soci, pagando una quota sociale che è minima, simbolica, di 5 euro per gli ex soci e 10 per i nuovi. Il tesseramento si chiuderà il 30 aprile. Chiaramente, qual è il vantaggio di tesserarsi? Diamo tre principali strumenti ai soci. Il primo è una newsletter con tutte le opportunità utili per chi vuole fare startup, bandi, opportunità di finanziamento e quant'altro. Una seconda che è una piattaforma di matching tra persone a seconda delle varie competenze, che stiamo cercando di capire qual è il modo migliore per realizzarla, ma abbiamo intenzione di farla a brevissimo termine, e tutti i soci li caricheremo su questa piattaforma. Terza opportunità, che è la più allettante, abbiamo intenzione di organizzare dei corsi di formazione che sono mirati a quelle competenze necessarie per chi vuole fare startup. Sappiamo qual è, diciamo, la mancanza di il gap di competenze. Magari lo sviluppatore vorrebbe acquisire qualche competenza lato business, chi invece ha competenze lato business vorrebbe capirne qualcosa in più di parte tecnica. Quindi organizzeremo dei corsi ad hoc che saranno aperti a tutti, ma chiaramente con costi riservati per i soci e un prezzo più favorevole per i soci, addirittura molti dei quali gratuiti per i soci. Quindi da oggi a Pide potete avvicinarvi a qualcuno di noi e chiedere per tesserarvi. Ok, procediamo con quello che è la tematica dell'appuntamento di oggi, che è opportunità e fundraising. Iniziamo con la prima opportunità, che è quella che ci ospita ormai da parecchio tempo, ed è la realtà del Working Capital, per cui chiamo Dario Maccarrone a presentarci quella che è la nuova call. Ci sta dando un tweet. Grazie. Allora, il tweet perché hai detto il link per la diretta. Sì. Ci ce lo vogliamo dire. Cioè, la diretta sul nostro canale YouTube, diciamo, fino ad oggi. Quindi il link lo trovate su Facebook e Twitter di LinkedIn. Voi siete qui, ovviamente. Però no, magari le prossime volte chi non potesse venire ha la possibilità di seguirlo sia in diretta, comunque potete trovare la registrazione sui nostri canali. Quindi se non capite quello che dicevo, esatto, adesso, lo riguardate la seconda volta, magari è uguale, peggio. Intanto, conoscete tutti i Working Capital, Team VK, cosa facciamo, cosa succede qui? Sì? Chi non lo sa? Chi lo sa? Specifico, più o meno. Chi lo sa? Chi lo vuole dire? Allora, il VK è un programma di Telecom Italia che è già dal 2009 è in campo per supportare innovazione e talento in Italia. Nel 2013 abbiamo aperto 4 acceleratori, 3 più 1, 4 nel 2014 a Bologna. Sono Milano, Bologna, appunto, Roma e Catania, dove abbiamo voluto creare delle case per l'innovazione. Quindi questi spazi sono intanto aperti tutti i giorni, la possibilità di venire, incontrarci, parlare delle vostre idee, condividere, organizzare eventi come questi, e quindi in ambito comunque innovazione digitale, però è anche un posto dove ogni anno acceleriamo delle start-up. Come facciamo? Innanzitutto le dobbiamo selezionare e per selezionarle utilizziamo quella che noi chiamiamo Call for Ideas. Se torni alla home page
è il banner principale. In questo momento la call infatti è aperta il 4 marzo, chiuderà l'11 maggio, quindi avete tempo fino all'11 maggio per presentare le vostre idee. Cosa c'è in palio? Intanto abbiamo $1 milione, 10 euro, che si paga anche di più, da diciamo, suddividere per 40 startup che selezioniamo, quindi 25.000 euro per ogni startup, e altrettanti percorsi di accelerazione, quindi 40 percorsi di accelerazione, 10 in ognuno dei nostri acceleratori. E cosa cerchiamo? Cerchiamo team motivati, idee interessanti, gli ambiti sono i più vari, ovvero digitale, mobile, green, quest'anno c'è anche automotive, social impact, quindi se avete un progetto, un'idea che può avere un impatto sul sociale, piuttosto che naturalmente digital e mobile, che sono quelli diciamo, in genere che ci arrivano di più, che sono quelli più in linea e più in sinergia con il mondo telecom Italia, però non solo, quindi cerchiamo veramente di tutto di più. Candidatevi sul sito, che lo vedete qui, è vcap.team.it. La call è aperta e iscriversi, cioè applicare, è facilissimo, quindi basterà cliccare sul banner in un page, registrarsi e riempire una form, credo abbastanza semplice. Cosa serve? Fondamentalmente due cose. Un'idea, quella immaginare che se qualcuno vuole insomma candidarsi a queste cose, ce l'abbia. E un team. Cosa farà il team? Che poi è la cosa principale. Il team dovrà rendere questa idea comprensibile a chi si occuperà delle valutazioni. E come avviene questa cosa? Semplicemente creando una presentazione, un pitch, come quelli che magari avete già pronti per presentare questa sera, o magari li affinerete. Sul sito è presente un template che vi aiuta su quelle che sono le parti fondamentali di un pitch, cioè quello che a noi interessa sapere. È una cosa, diciamo, in realtà abbastanza standard, però diciamo vale la pena, magari puoi fare una carrellata. E i vostri curriculum, quindi i curriculum del team, perché come diciamo noi, le idee sono gratis, quello che contano sono le persone. Quindi se avete un'idea, per quanto sia geniale, probabilmente qualcun altro da qualche parte nel mondo ha avuto la stessa identica idea. Quello che fa la differenza è trasformare questa idea in qualcosa di concreto, realizzare, metterla a terra. Questa è la cosa difficile, ci vuole tanta determinazione. I 25.000 euro aiutano, aiuta anche il percorso di accelerazione, perché magari vediamo degli strumenti sia diciamo di formazione, ma anche magari di mentorship, quindi un aiuto concreto, qualcuno a cui chiedere dei suggerimenti, per quello che sono le cose fondamentali che inizialmente vanno fatte, quindi capire come si presenta un investitore, piuttosto che come si fa un business plan, piuttosto che cosa è un piano di comunicazione, o come si lavora affinché quello che è un progetto, che magari voi avete già le competenze per realizzare, possa invece diventare un'impresa, quindi essere scalabile, saper crescere, e quindi magari assumere persone che non conoscono il progetto fin dall'inizio e quindi devono essere in grado in un momento qualsiasi di entrare a far parte della squadra e di essere operativi e di dare un contributo. E magari con il codice scritto performante, benissimo, velocissimo, però scritto senza regole, scritto tutto in un'unica linea, questa persona per quanto sarà in gamba avrà difficoltà a migliorare il vostro codice. Quindi tutte queste strumenti appunto anche di metodologia piuttosto che di metodo sono cose che si apprendono, si imparano, magari si ripassano durante il programma di accelerazione. Cos'altro mettiamo diciamo in palio? Mettiamo in palio un network, che è quello di TVCAP, ovvero Telecom Italia, che è la più grande telecom nel paese, e credo la terza azienda addirittura. È un'azienda che si rivolge a... tanto che ha qualcosa come 50.000 dipendenti, e che si rivolge praticamente a tutto il mondo delle imprese e dei privati. Questo significa che entrando in un processo di accelerazione come il nostro, avete l'opportunità, in qualche modo, quando siete pronti, di accedere a questo bacino di utenti potenziali. Infatti un altro vantaggio, non l'ho citato prima perché è sempre un po' complesso da spiegare,
è l'albo fornitori. Perché è questo da spiegare? Perché per spiegarlo è necessario che conosciate un pochettino il mondo di Telecom Italia, che essendo un'azienda così grande è al tempo stesso molto molto complessa. In genere, immaginerete che Telecom Italia avrà tantissimi fornitori in Italia, dalle grandi società di consulenza a anche piccole società o magari freelance, però quello che magari non sapete è che per diventare fornitore di Telecom Italia sono necessarie tantissimi requisiti. Dai requisiti, quelli per legge, certificazione antimafia, ad altri requisiti che richiede Telecom Italia in quanto grande azienda, per esempio 2 anni di fatturato. Allora, la prima cosa che ci siamo chiesti quando abbiamo iniziato questo lavoro di accelerare startup è: ma la startup è nata oggi, anzi è nata domani, come fa a presentare 2 anni di fatturato, ad avere questi requisiti che servono per diventare fornitore di una grande azienda, che poi è il valore che noi vogliamo dare, oltre, diciamo, a questo aiuto per partire, 25.000 euro e il programma di accelerazione. Noi vogliamo creare veramente valore per l'azienda, vogliamo aiutarli a fatturare. E allora ci siamo chiesti che questa cosa, insomma, non era possibile, e abbiamo creato quello che noi chiamiamo l'albo veloce, ovvero le start-up entrano in automatico, praticamente, tra i fornitori Telecom Italia, come noi li chiamiamo, VCAP Verified. Quindi c'è il signor VCAP che mette una bella, un bel check di ok, questo lo presento io, lo porto io, questa startup, e consegniamo quindi a queste startup, giovani imprese, di diventare al giorno 1, quando mettono il prodotto sul mercato, o magari anche prima, se c'è l'opportunità di fare dei test commerciali, dei trial interni, diciamo 50.000 dipendenti, significa ovviamente c'è tutto dentro, e quindi è possibile a volte utilizzare il network Telecom Italia per fare dei trial, dei test dell'applicazione, del servizio interni all'azienda, che permettono di affinare il prodotto. Tutte queste cose sono possibili grazie a questo check su VCAP Verify, che consente alle startup di diventare potenzialmente fornitori Telecom Italia. Lo sono abilitati dal punto di vista burocratico, in un niente, un moduletto. Magari lo racconterà Ciccio, abbiamo vedo qui altre facce dei nostri ragazzi già accelerati in passato, che vi potranno dire che effettivamente è una cosa abbastanza immediata. Non solo, perché una business unit, quindi il marketing business o il marketing consumer o i nostri negozi, dovrebbero rivolgersi a una startup che non conoscono, che non sanno chi sia, piuttosto che ad un consulente già conosciuto, ad un'agenzia famosa? Perché dovrebbero farlo? Vanno sul sicuro, no? In quel caso conoscono, diciamo, che magari c'è il prodotto di qualità, eccetera. Lo fanno per 2 ragioni. Una, perché sono indicazioni dall'alto molto chiare. Il nostro amministratore delegato ha detto che devono prediligere soluzioni innovative. E noi speriamo nella selezione almeno di prendere soluzioni innovative. E in più, e perché lo fanno? Perché esiste un bacino di 1 milione di euro messo a disposizione delle business unit, quindi tutti i vari pezzi dell'azienda, che nel momento in cui scelgono di acquistare un servizio o un prodotto da una delle startup accelerate nell'anno corrente o in passato, quindi che fanno parte di questo albo veloce fornitori, hanno uno sconto del 50%. Quindi se io business unit marketing devo spendere 100 euro su un prodotto di una startup e li devo spendere tipicamente dal mio budget, ogni funzione ha il suo budget, il 50%, 50 euro, me li prendo da questo basket di innovazione. Sostanzialmente mi rimangono altri 50 euro poi da spendere in un altro modo. E questo è un vantaggio fondamentale e un incentivo altrettanto importante per le business unit di utilizzare i prodotti e i servizi che noi aiutiamo a crescere dentro questi acceleratori. Belle parole, non solo, perché abbiamo tanti casi concreti. Ne racconto un paio. Racconto il caso di Pedius, per esempio. Pedius è una startup che ha elaborato un sistema attraverso il quale un utente, diciamo, sordo o che non sente bene, può semplicemente parlare, dal suo punto di vista chattare, con un operatore qualsiasi di un nostro customer care, del 187, 119,
attraverso un'applicazione sullo smartphone o un client su PC, lui chatta e la chat viene trasformata in voce per l'operatore, che rimane quindi un operatore con la sua tastiera, non deve utilizzare una tastiera, cosa che allungava. Abbiamo provato a vedere dei nuclei di operatori telefonici che avessero una tastiera e potessero rispondere a chat, però era una cosa molto dispendiosa, perché la maggior parte del tempo queste persone restavano in attività. E quando invece capitava una richiesta, siccome il loro terminale hanno tantissimi CRM, devono vedere chi è il cliente, il problema, la linea, eccetera, sostanzialmente non riuscivano ad essere efficienti sulla chat, perché dovevano cambiare mille finestre e gli veniva difficile. E questo software, questa startup ha risolto questo problema, lo sta facendo adesso anche a livello internazionale, ed è potuta diventare fornitrice di tutte customer care Telecom Italia. Immaginate Team e Telecom Italia quanto sia grande, importante come commessa, e adesso sta iniziando ad andare anche all'estero. È chiaro che un'iniezione di denaro, di revenue da parte di Telecom Italia, non solo, avere Telecom Italia come primo grande cliente, sicuramente un biglietto da visita importante, tanto che appunto stanno andando con facilità anche all'estero, tanto che è diventato interessante anche per un investimento. L'ultimo pezzo, infatti, cosa significa entrare in Bookup? Anche, diciamo, diventare il primo bacino di pesca di Team Ventures. Cos'è Team Ventures? È la nostra società di corporate venture capital, che naturalmente guarda prima le startup, cioè la Team Bookup, e poi gli investimenti. E mi dicono che c'è poco tempo, quindi non ho il tempo di fare la carrellata, sarà un piacere farvela in un'altra occasione, anzi approfitto per invitarvi il 26 marzo all'Open Day di Working Capital, se volete sottoporci la vostra idea, è possibile scrivere all'indirizzo teambookup@telecomitalia.it per prenotare uno slot di mezz'ora con me o altri mentor per avere dei feedback sull'idea. E nel pomeriggio dalle 5 ci sarà appunto invece una sessione pubblica in questa stessa sala, dove raccontiamo come si fa l'application, seguita poi da un aperitivo. Ripeto la mail, è teambookup@accelerator.it. Poi i contatti li trovate anche sul sito, alla voce accelerator ci sono tutte, c'è la mail. Ti scrivete a quell'indirizzo per prenotare il vostro slot 10, 13, 14, 17, lo slot da mezz'ora, e hanno il piacere io o qualcuno della squadra di avere un one to one per parlare di questo. Restituisco la parola a Ciccio, che vi possiamo dare una bella pausa. Proseguiamo con una richiesta che abbiamo soddisfatto da parte della community, ovvero più volte come associazione in tab, che ricordiamo non siamo la stessa cosa con Bookup, ma collaboriamo, c'era stato chiesto un percorso di pre-accelerazione, quindi per arrivare a una formulazione migliore dell'idea. Come? Abbiamo pensato a più iniziative, fino a che siamo giunti alla seconda edizione della Call for Ideas di Bookup. Che cos'è? Fondamentalmente è un qualcosa che somiglia un po' a quella di Working Capital, ma piuttosto che mettere in palio un percorso di accelerazione e 25.000 euro, noi mettiamo in palio 8 ore di mentoring da parte del board di Utah, più, grazie alla partnership con Working Capital, la possibilità di usufruire degli spazi di co-working. Questo round di call, che non sarà l'ultimo, infatti ne prevediamo un altro in breve, prevedeva due vincitori, che sono stati annunciati oggi e che abbiamo qui in sala presenti. Sono le due idee, Gift Sitter e Ginesia, che invito in quest'ordine a presentare la loro idea. Mi raccomando, 5 minuti ciascuno, perché abbiamo tempi molto stretti. Iniziamo con Gift Sitter. Thank you.
Sì. Questo è il video di un minuto. Questo è il video di un minuto che abbiamo presentato, che a quanto pare è stato apprezzato. Sì, è la nuova innovativa startup italiana dedicata al mondo dei regali. Fare un regalo è senza dubbio qualcosa di piacevole, ma al giorno d'oggi rischia spesso di diventare uno stress a cui invitati festeggiati si rendono pensati. Il sito si basa sull'evoluzione della lista regali, trasformata in una lista di raccolta online attivabile gratuitamente, interoperabile da festeggiati in ogni suo aspetto e tramite la quale gli invitati versano le loro quote o scelgono i regali richiesti. Il nostro è l'unico sito in cui potrai aprire la tua lista gratuitamente e senza spese di alcun genere. La raccolta è prima del pubblico, con le somme raccolte infatti il festeggiato può anche scegliere di ricevere i soldi direttamente sul proprio conto corrente o cassa. Le commissioni sulle quote versate dai singoli invitati sono inferiori alle spese a cui si va incontro con il metodo tradizionale, costano meno di un litro di benzina o di un orario di parcheggio. I pagamenti si possono effettuare nei modi più comodi e sicuri, si può versare la propria quota ovunque ci si trovi. Il sitter è perfettamente gestibile anche da smartphone e tablet. Il sitter, ma insieme. Allora, come avete capito, la nostra startup parla di liste regalo online. Perché la lista regalo online è comoda? Perché evita di ricevere regali inutili? Quante volte per i compleanni, per le lauree avete ricevuto regali inutilissimi, bruttissimi, che non sapete cosa farvene? Perché consente di non perdere tempo nella scelta del regalo da parte di chi deve fare il regalo e soprattutto perché supera l'ineleganza della busta regalo. Dare i soldi in busta sarà pure bello per il festeggiato, ma pure un po', diciamo, scomodo e inelegante. No. Quali sono i limiti attuali però delle liste regalo? Il vincolo di spesa all'interno dello stesso negozio fisico. Cosa significa? Quante volte avete creato una lista regalo in un negozio e siete stati obbligati a spendere dei soldi in quel negozio? Anche se l'oggetto che volete acquistare costava molto meno dei soldi che avevate accumulato. O il contrario, costava molto di più, quindi ormai eravate obbligati a comprarlo. Indisponibilità di gestione del denaro raccolto, non potete fare ciò che volete del vostro denaro e soprattutto scomodità per gli invitati che devono raggiungere il negozio fisico per farvi il regalo. Cos'è quindi il sitter? Il sitter è un sito che permette, è una piattaforma online che consente da un lato al festeggiato di aprire una lista regalo che può gestire e personalizzare come vuole gratuitamente, senza nessun costo. E soprattutto gli invitati non perderanno tempo, risparmieranno denaro, perché per andare a fare un regalo ci sono dei costi di benzina, di parcheggio, di tempo e soprattutto saranno sicuri di aver fatto un regalo gratuito. Il sitter però, detta così, sembra una lista regalo online come ce ne sono tante. Che cosa è il sitter oltre a una lista regalo online? Il sitter è anche un comparatore di professionisti dedicati ai festeggiamenti. Abbiamo un comparatore dove sono inglobati dei wedding planner, fotografi, musicisti, tutte quelle figure che compartecipano nella organizzazione di un evento e dove l'utente può comodamente consultare tutte le schede di questi professionisti e andare a ricercare ciò che serve per la sua festa. Perché quindi il sitter è meglio dei competitor? Noi vorremmo sottolineare proprio è meglio. Perché?
perché le liste regalo online presenti sul web sono sostanzialmente dedicate solo ai matrimoni, perché rispetto ai competitor online il servizio è gratuito per il festeggiato, gli altri competitor fanno pagare ogni giorno almeno un euro per l'apertura della lista. Immaginate 60 giorni di apertura della lista, 60 euro persi. Perché rispetto ai competitor fisici non vincono il denaro, ma ognuno che apre una lista su GiveSitter può decidere cosa fare del proprio denaro. Può decidere di spenderlo in un negozio online, di ritirare completamente i soldi, di incaricare GiveSitter di comprare un regalo online o in un negozio e mandarglielo a casa. E tutte queste opzioni in modo combinato, quindi non è obbligato neanche a spendere tutta la cifra che raccoglie. GiveSitter è un progetto in crescita, per adesso abbiamo come obiettivi futuri quello di finire il nostro comparatore di professionisti, di sviluppare un'app multipiattaforma e soprattutto di creare uno store integrato dove i nostri clienti possono comodamente spendere il denaro per comprare i regali. Noi ci siamo avvalsi di un team siciliano e ne siamo orgogliosi. Siamo sostanzialmente tre soci, di cui Sergio Serafini è il fondatore della società e l'ideatore di GiveSitter. Poi abbiamo Stefano Sardo che fa parte dei soci e si occupa del customer care, che è importantissima in una startup come la nostra. Poi ci sono io che sono Gabriella Massara, che mi occupo della parte social e del blog che vi è all'interno di GiveSitter. Su tutti, che riguarda appunto gli eventi e l'organizzazione delle feste, e poi abbiamo dei bravissimi programmatori e soprattutto il videomaker e l'art director che ci hanno fatto sia questa presentazione che avete visto che tante, diciamo, altre pubblicità. Questa è un nostro orgoglio perché comunque la nostra startup ha avuto tanto successo anche dalla stampa locale e nazionale, e semplicemente abbiamo fatto un accordo con Banca Sella che ci permette di dare, diciamo, delle commissioni molto più basse rispetto ai nostri competitor per chi versa la quota, chi fa il regalo. E infine, un altro motivo d'orgoglio per noi è che siamo riusciti a vincere il bando Smart Start l'anno scorso per la nostra startup, che è stata considerata tra le più innovative d'Italia. Tutto qui. Ricordiamo che oltre allo spazio di co-working avete diritto a 8 ore di mentoring, quindi sì, tutto il supporto che possiamo darvi dal lato business. Noi siamo veramente orgogliosi e felici di averci interessato. Siete benvenuti. Prossimo, Ginesia. Fabio, hai dei precedenti, 4 minuti e 59. Solo così. Thank you.
Allora, salve a tutti, io mi chiamo Fantaceri e oggi vi parlo di un problema molto particolare presente nel contesto ginecologico e ostetrico. Il problema è fondamentalmente lo che siamo in tre punti. I medici ginecologi all'interno dei loro delle loro non cliniche private ma studi privati hanno questi tre problemi, cioè non riescono a gestire le informazioni all'interno del loro studio in maniera veloce, c'è una sorta di lentezza abbastanza accentuata. Il secondo problema è quello della parzialità della storia clinica delle pazienti. Se arriva una paziente nuova all'interno dello studio ginecologico, il medico non sempre ha a disposizione tutta la storia clinica. Il terzo problema è l'inaffidabilità delle pazienti. Purtroppo molto spesso capita che la paziente non riesca a raccontare esattamente quelli che sono i suoi problemi, a volte mente, altre volte non riesce a seguire diligentemente quelle che sono le disposizioni del medico. E allora la soluzione a questi problemi che noi abbiamo trovato è quello di, l'abbiamo chiamato Ginesia, ed è sostanzialmente un progetto di software di sistema informatico che va a risolvere i problemi precedenti con questo sistema. Fondamentalmente ci sono tre componenti che noi abbiamo inserito. Un fascicolo sanitario online, accessibile quindi via internet attraverso il web, utilizzato dalle pazienti in modo tale da andare ad inserire e che loro possano inserire i loro dati del fascicolo sanitario. L'altra componente, la seconda che vedete a destra, è un software gestionale dello studio medico, ovvero il medico può gestire, può utilizzare un classicissimo software gestionale che gli permette quindi di gestire le informazioni. Le informazioni che vedrà il medico non saranno le informazioni che non deve andarle ad inserire lui fisicamente, ma saranno le stesse informazioni che le pazienti avranno inserito online. E quindi questo abbatte il problema dell'inserimento dei dati, della perdita di tempo che il medico, a cui il medico deve far fronte per inserire i dati, perché si ritrova fondamentalmente già caricati. E quindi l'unica cosa che deve fare è quella di verificare l'esattezza dei dati inseriti. Questo è chiaramente un enorme vantaggio e risolve uno dei problemi che abbiamo visto prima. Infine, il problema dell'inaffidabilità delle pazienti viene risolto con la terza soluzione vista che vediamo in basso, ed è sostanzialmente una sorta di sistema di premio incentivo che viene attuato nel momento in cui la paziente, diciamo, dimostra di essere diligente e di riuscire a seguire le disposizioni mediche e a collaborare efficacemente con il medico. Queste quindi sono le tre componenti della nostra soluzione che vanno a risolvere i tre problemi che poco fa vi ho citato. Il mercato. Dobbiamo parlare di mercato, parliamo del mercato italiano. Ci sono 60, abbiamo visto da indagini che fatto, ci sono 60 medici, 60 pazienti per medico all'anno, e il mercato gestionale è superiore a 100 milioni di euro, il mercato del software gestionale, quindi una bella fetta di mercato. A Catania abbiamo più di 400 ginecologi all'interno della provincia, 500 diagnostici ginecologici, 43 case di cura generiche, per un totale di 450 potenziali clienti soltanto nella provincia di Catania. Se ci estendiamo in Sicilia otteniamo numeri certamente più grandi, che sono almeno tre volte, per un totale finale di 1.500 potenziali clienti. Questa è la nostra concorrenza. Abbiamo 5 competitor fondamentali, diciamo, importanti, che hanno un peso, ma nessuno di questi riesce a risolvere i problemi che abbiamo citato prima, poiché la gestione collaborativa noi la facciamo, come vedete il secondo della lista la fa, il terzo anche, gli altri due no, mentre per quanto riguarda l'incentivo ai pazienti non esiste nessun sistema al mondo di quelli che noi abbiamo potuto guardare, abbiamo voluto analizzare, che faccia questa cosa qui. In più noi abbiamo l'intenzione di avviare delle attività educative offline, perché riteniamo che la paziente vada educata all'affrontare i problemi ginecologici o estetici, e chiaramente quindi il tutto al fine di seguire le disposizioni mediche. E il nostro learning model, ovvero come facciamo i soldi, fondamentalmente noi prevediamo che il medico vada a pagare una fee annuale per la gestione di ogni singolo paziente, e questo chiaramente fa crescere notevolmente quelli che sono i nostri impositi.
Il nostro business, il go-to-market strategy, prevede la creazione di una community online iniziale di pazienti che si va ad estendere man mano ai medici, i cosiddetti early adopters, i medici che ci aiuteranno allo sviluppo dell'applicazione, e poi i successivi late adopters, quelli che saranno i clienti finali, e infine andremo a coinvolgere i fornitori. L'idea è chiaramente innovativa per diversi punti di vista. Abbiamo innovatività dell'idea, del prodotto, metodologica, mercato e processo. Per quanto riguarda la competitività, abbiamo questi quattro punti fondamentali. Siamo aderenti agli standard internazionali, andremo a lavorare molto di fidelizzazione e abbiamo resistenza al change management. Quando ci si affida a un prodotto nuovo, difficilmente si cambia. E abbiamo un team di persone davvero forti, siamo in 10, siamo queste persone qui. E niente, questa è la roadmap essenziale che vi mostro, il nostro percorso che seguiremo per i 5 punti. È fondamentalmente un normalissimo percorso di sviluppo software, quindi progettazione, versione alfa, beta, release candidate al quarto punto, e infine la final release. Tutto questo è nell'arco di un anno, diciamo più o meno 10 mesi. I soldi, come abbiamo calcolato con la collezione concetturale, che nell'arco di 3 anni i soldi più o meno che dovrebbero entrare, calcolato, sono 500.000 euro, in virtù dei dati visti prima, e nient'altro. Io vi ringrazio per avermi ascoltato, sono andato un po' a mitraglia, e nient'altro. Questa è la Cinesia, lo progetteremo e lo realizzeremo. Che abbiamo visto crescere, stiamo vedendo crescere più piano nel tempo, siamo passati da presentazioni enormi, ci siamo quasi. Okay. No, grazie. Sì. Ok, continuando quello che è la pillola di oggi, abbiamo altri due punti fondamentali. Il prossimo è quello che riguarda gli open data, ovvero voglio chiamare Cristiano Longo a parlarci, a raccontarci dell'open data tour. Perché gli open data? Perché fondamentalmente, per chi fa startup, sa che gli open data sono una grandissima opportunità, un qualcosa che è fruibile per tutti e su cui ci si possono costruire infinite idee e possibilità di nuove startup. Quindi ringraziamo Cristiano. Per tutti, io mi chiamo Cristiano Longo. Ma innanzitutto volevo ringraziare intanto sia per questa opportunità che mi dà, ma anche per il lavoro con un mondo di istigazione al networking in un certo senso che porta avanti da tanto tempo. Allora, sono qui per parlarvi della tematica dei dati aperti. Che cosa sono i dati aperti? Noi in particolare siamo un'associazione che siamo vendata a Sicilia e consta di un'associazione informale che ha circa una settantina di attivisti in tutta la Sicilia. Parte di un'associazione più grande, si chiama Spaghetti Open Data, parte di un movimento mondiale che è appunto il movimento per l'Open Data, con la Open Knowledge Foundation e una serie di altre iniziative sparse per il mondo. E i dati vengono definiti aperti in un caso, nel caso in cui siamo liberamente accessibili da tutti, innanzitutto, ne sia disponibile fondamentalmente il riuso, quindi anche il riuso a fini commerciali, e preferibilmente anche riuso in forma modificata. E soprattutto questi dati devono essere, si dice in gergo, machine readable. E qui sta la grossa, per quanto riguarda la pubblica amministrazione, sta la grossa differenza tra quella che è la tematica della trasparenza e tutta la legislazione italiana abbastanza ricca sulla trasparenza e quello che invece è appunto la tematica degli open data. Per la trasparenza, una pubblica amministrazione ha una serie di obblighi per i quali deve presentare e rendere disponibili alcune tipologie di documenti, che sono ad esempio il bilancio o ad esempio i avvisi pubblici. Ora, cosa succede? Supponiamo che una persona sia interessata ad analizzare una certa tipologia di avvisi pubblici. Banalmente, una persona che cerca un lavoro vuole sapere i bandi che vengono emessi dai comuni. Cosa fa questa persona? È sicuro che esistono dei casi reali di gente che lo fa. Ogni giorno va ad aprire il sito del comune e va a cercare in tutte le direzioni se sono usciti dei bandi e li va a esaminare. E probabilmente non lo fa solo per il suo comune, ma lo fa per una serie di comuni limitrofi, magari per tutta la Sicilia.
Perché questo? Perché questi bandi appunto non sono codificati e forniti in maniera da poter essere analizzati automaticamente da una macchina, ma spesso sono dei file PDF, una volta erano delle scansioni di PDF, adesso delle scansioni in PDF, adesso diciamo una cosa pian piano sta cambiando. Per cui è impossibile creare un applicativo che in automatico li estragga tutti, li metta assieme e magari selezioni soltanto e li notifichi quando esce qualcuno di quelli che mi interessa. Quindi, noi in particolare, quindi, che cosa facciamo? Noi ci occupiamo di aiutare le pubbliche amministrazioni e stimolarle a pubblicare tutti i dati in proprio possesso, a esclusione di quelli che siano coperti o da segreto di Stato oppure quelli che sia impossibile pubblicare per motivazioni di privacy. E quale valore hanno questi dati? Questi dati hanno fondamentalmente un grande valore a livello di trasparenza. E sia il governo sia l'Unione Europea sono pienamente coscienti di questo, infatti diciamo un percorso verso gli open data viene declinato sia nell'agenda digitale europea sia in quella italiana sia in una serie di linee guida che il governo emana, già siamo al terzo anno, stiamo aspettando le quarte. Quindi abbiamo detto trasparenza. Perché trasparenza? Perché io posso vedere il mio comune come spende i soldi, confrontare i vari capitoli di spesa con altri comuni e al momento in cui ci siano delle discrepanze questo potrebbe essere un indice che qualcosa non va. Il secondo valore però qual è? È un valore di carattere puramente economico. In realtà il grande patrimonio informativo della pubblica amministrazione ha di per sé un grosso valore economico. Se qualcuno per caso ha voluto durante gli anni iniziare la realizzazione di un servizio web, spesso è cosciente del fatto che uno dei più grandi problemi sia proprio quello di procurarsi dati allo stato attuale. Liberare tutti i dati può essere utile appunto per sviluppare nuovi applicativi perché la gente si trova già i dati forniti. Ad esempio il comune di Palermo libera i dati, in particolare l'AMAT sul trasporto pubblico, un'applicazione che si chiama Travic prende questi dati e fa vedere come si muovono gli autobus. Sto parlando di casi realmente esistiti, di casi che sono ancora diciamo in essere in questo momento. E il terzo valore degli open data, che è quello che è oggetto in particolare del tool, è un valore di partecipazione. La conoscenza dei dati al giorno d'oggi, secondo noi, è un tassello fondamentale nell'implementazione di politiche di governo partecipato. Quindi attività, per esempio, di coprogettazione e cose simili. In associazione esistono tantissime associazioni che si occupano ad esempio di decoro urbano o di servizi sociali, queste per poter agire, poter domani fare anche delle proposte. Lo statuto per esempio del comune di Catania è uno statuto molto aperto alle azioni dal basso e fornisce degli strumenti anche per leggi di iniziative popolari oltre che petizioni e cose simili. È necessario, diciamo, per poter organizzare, fare proposte concrete, è necessario conoscere quella che è innanzitutto la situazione in essere e la situazione che si sta venendo a creare, quindi anche i provvedimenti approvati dalla pubblica amministrazione e i vari progetti che sono in fase di finanziamento e stanno per essere approvati. Benissimo. Allora, tantissime pubbliche amministrazioni già liberano i dati in Italia, molti stanno iniziando questo percorso. In Sicilia citiamo il caso di Palermo, che è il caso più eclatante, ma anche vari comuni, tra cui Enna, e da poco c'è il comune di Catania, un piccolo portale candidato. A livello nazionale, il caso più interessante è sicuramente quello di Camera e Senato, che fornisce gli archivi dal Regno d'Italia oggi, praticamente, quindi sia in tempo reale la legislazione, le presenze,
e cose simili, sia anche tutti gli archivi, diciamo, del passato. E esistono anche, stanno sorgendo anche degli applicativi che utilizzano questi dati, ad esempio nel caso dei dati forniti al Ministero dei Beni Culturali abbiamo Hello di Alessio Vasta e un altro applicativo abbastanza importante, si chiama Viaggiart, che è per il turismo di prossimità e serve a valorizzare, diciamo, le realtà più piccole del turismo. Ok, quindi avendo la Sicilia già ne abbiamo parlato, costituito, diciamo, i membri sono fondamentalmente informatici, geomatici, giornalisti che poi fanno questa attività, si chiama data journalism, quindi tirano fuori dai dati delle inchieste vere e proprie, e dipendenti pubblici. Le attività che noi svolgiamo sono fondamentalmente attività di divulgazione, quindi o dei webinar o delle vere e proprie conferenze. Ricordiamo la conferenza Open Knowledge 8 marzo che ha avuto poco il 21 febbraio al Dipartimento di Matematica. Inchieste di cui parlavamo prima, ecco, una delle ultime è quella sull'utilizzo dei fondi per gente in violenza, ma anche una che mi piace citare spesso è un'inchiesta che mostrava come la Sicilia sia, diciamo, una delle regioni a più alta concentrazione di raffinerie e contemporaneamente il costo del carburante sia tra i più alti in Italia. Supportiamo la pubblica amministrazione, supportiamo, è un po' un eufemismo, diciamo. Questo si cita qua il caso delle linee guida del comune di Palermo. Le linee guida sono state approvate dal comune sotto impulso della nostra associazione, diciamo così. Abbiamo iniziato da poco un'attività di monitoraggio dei portali dell'entrata, perché comunque pubblicano questi dati, però dobbiamo innanzitutto capire se sono dati, se sono corrette oppure se sono scritte delle cose un po' imperfette. E poi, diciamo, supportiamo le persone che abbiano delle necessità con gli strumenti opportuni a richiedere la pubblicazione di alcuni dati da parte di pubbliche amministrazioni oppure partecipate. E infine assistiamo appunto a chi è che ha bisogno di accedere a questi dati facendo delle visualizzazioni più appropriate. Per esempio sono i dati sui beni confiscati alla mafia. Quindi, se voi avete, diciamo, il tour toccherà varie associazioni di qualsiasi tipo, quindi associazioni professionali, associazioni di cittadinanza attiva, ma anche circoli di qualsiasi tipo, per cui se voi volete ospitare una tappa potete contattarmi e io verrò a fare, diciamo, una presentazione simile a questa. E infine, adesso il tempo non c'è, però magari ne parliamo dopo, sono qui per chiedervi anche di quali tipi di dati voi avreste bisogno per pensare che in questo momento siamo in possesso della pubblica amministrazione. Quindi stiamo parlando di sapere a me ci interessa assolutamente capire quali tipi di dati pensate per la vostra attività, perché per esempio, no, una persona che vuole aprire un panificio ha bisogno di sapere, ad esempio, se ci sono in una certa zona altri panifici, se ci sono fermate dell'autobus e così via, no? Quindi ognuno poi ha delle esigenze differenti. Di conseguenza poi qualcuno ha qualche necessità in particolare, qualcosa che pensa che possa essere utile. Faccio ad esempio qualcuno che mi chiede di installi delle biciclette, qualcuno che va molto in giro in bicicletta dice no, dovremmo sapere gli stalli delle biciclette dove sono installati, così poi possiamo portare la bici. Non è una richiesta specifica del progetto che sto parlando, però un argomento molto interessante che sta avendo dei risultati molto, diciamo, clamorosi è quello, per esempio, sui costi della politica. Gli enti locali dovrebbero pubblicare, e alcuni lo fanno, ma molti no, per esempio i giorni di presenza sulle commissioni interne, eccetera, degli scandali in atto da dirigenti, sarebbe interessante poter fare dei confronti diretti sulla pubblica amministrazione, anche solo le presenze, ma già per pubblicare 1200 commissioni l'anno, per esempio, si da usa è qualcosa di scandaloso, assolutamente, due al giorno, cioè, questo può essere un tipo di dato interessante
e per il cittadino molto utile per capire la propria amministrazione come si comporta. È interessante anche l'elenco di per esempio imprese che lavorano da voi pubblici, cioè dove sono i cantieri, quali sono i tempi di esecuzione, quali sono sì. tutte quante le tecnologie. Allora, questo è un dato che effettivamente è in possesso della pubblica amministrazione. È difficilmente accessibile. Però credo di sì. Cioè, è difficilmente accessibile questa cosa. Cioè, esiste una situazione inventata che viene costruita su questa. No, dal comunicatore in questo no, momento non solo a lei, ma anche potete usare non ne faccio niente, cioè o di una tabella perché nella è un lusso. Per esempio i dati sulla, sul turismo in senso di vestiti turistici, no? Io non so perché le risorse turistiche ci sono in ogni comune siciliano, ad esempio, no? Quindi dico al fatto che non sempre sono mappate correttamente tutte quante le informazioni, insomma, un po' di questo lavoro lo stanno facendo magari i comuni, ma dico, magari l'impiegato comunale che ti dà la formattazione a caso. Ma poi il problema è che in parte sono della regione, in parte sono dei comuni, poi ci sono una serie di luoghi di cui mi sto interessando, che in realtà sono effettivamente dei beni culturali, ma non vengono tutelati né dalla regione né dal comune. Quindi in realtà andrebbero incrociati tutti assieme. E poi sul turismo qualcuno mi parlò anche effettivamente su informazioni sui flussi. Sì, che sarebbero abbastanza interessanti per chi vuole iniziare a fare un'attività culturale. Sapere quanti passeggeri transitano dall'aeroporto, piuttosto che dalla stazione o dal porto di una città, in generale quello che sono i flussi turistici. Sicuramente potrebbe essere una buona base di partenza come dati per costruirci sopra tutta una serie di servizi. Cioè, questa sera tutte si impazzisce per le tecniche. Esiste la possibilità di chiedere come di parlare di farci le tecniche. Dei dirigenti. Sì, questo sì. Allora, in realtà, devo dire che non bisogna dei fatti, la tecnica è un sistema che non ho capito bene per quale motivo e come si sta abbandonando. No, cioè, comunque c'è una PEC ufficiale del comune, per cui bisognerebbe utilizzare quelle nel caso di richiesta ufficiale. Ma non è privato. E questo è un problema. C'è un modo per scontare questo muro. Questa è una questione molto interessante. Ultima domanda perché siamo stretti con tempo. Esempio informazioni sull'interesse che potrebbe essere esempio allora riguardo per esempio la Sicilia, noi abbiamo inserito gli edifici di culto, cioè quelli gestiti dal Ministero dei beni culturali, in questo momento sono disponibili come organizzato. Se vi serve diciamo una consulenza lo posso fare. Sono privato di cosa sono privato di magari c'è un servo particolare probabilmente sarebbero dati che no dovrebbe essere niente, non lo so questo credo di no, però è complicato. No veramente è un problema da esaminare, non so i dati dovrebbero. Ragazzi, ringraziamo Cristiano. Abbiamo tanta carne sul fuoco, quindi con i tempi siamo stretti. Però vi invito ogni volta, a fine dell'affidè, ci sono dei buoni momenti di networking. Spesso restiamo anche dopo, andiamo a mangiare un po' insieme. Sono questi momenti dove poter approfondire determinate tematiche più specifiche. Quindi non fate i timidi alla fine, sicuramente potete approcciarvi come a Cristiano, a tutti gli altri speaker e anche non, in modo che così davvero riusciamo a fare un networking propositivo. Prossimo ospite, abbiamo Mirko Viola e Salvo Fallica che vengono direttamente da Impact Hub per parlarci di bandi e opportunità di finanziamento. Ma li ringraziamo in maniera particolare perché stiamo per stringere una partnership con Impact Hub e prossimamente le idee saranno fatti anche in spazi di Impact dove verremo ospitati a partire dal prossimo, che sarà il 13 aprile.
mostra. Salve a tutti, nel frattempo che Omar ci carica la presentazione, volevo ricollegare a quello che diceva l'amico Cristiano, perché il tema dello piantato effettivamente è molto trasversale, va a toccare anche questioni di tipo non solo economico ma anche sociale. Come sapete, Catania non è da meno rispetto ad altre città, c'è un'enorme esigenza di riappropriarsi degli spazi, anche perché sono molte associazioni che cercano proprio un luogo nel quale poter esprimere la propria vitalità, le proprie attività, le proprie iniziative. E infatti, grazie proprio agli Open Data, siamo andati a trovare la possibilità di avere almeno, sapere quali sono gli immobili di proprietà del Comune di Catania, ottenere quindi l'inventario generale, che era una cosa che mancava da 20 anni a Catania, e proprio perché un gruppo di cittadini che hanno sfruttato strumenti che prevede lo studio comunale è riuscito a ottenere. Di fatto questo elenco era già presente da anni nei cassetti tenuto degli uffici e non reso fruibile alla cittadinanza. Però vendata è una sfida, perché avere un inventario, come potrete vedere su internet, è assolutamente non utilizzabile, perché è un Excel con dati assolutamente frammentari, ci sono punti interrogativi che non sa bene come interpretarli. Se fosse invece un dato, cioè un file, diciamo, utilizzabile e fruibile secondo gli standard dell'open data, noi potremmo, immaginate, generare degli studi su questi immobili, capire dove sono ubicati, si potrebbe fare una mappatura digitale e così via dicendo. Quindi questo tema non è assolutamente da trascurare, e infatti è uno di quelli che noi abbiamo voluto affrontare in un progetto abbastanza felice del suo risultato, anche grazie agli amici di Lucapo che ci hanno sostenuto, che era Catania Source. E proprio grazie a questo link vi rubo qualche minuto giusto per presentarvi cos'è Impact Hub e perché uno di noi, adesso poi Salvo, presenterà i nostri programmi sulla su come ottenere finanziamenti in merito a progetti che ognuno di noi ha. Impact Hub è una rete di persone, soprattutto di persone che nel mondo hanno realizzato un vero e proprio network. Attualmente siamo, se si può andare avanti, siamo 62 sedi in tutto il mondo, copriamo tutti e 5 i continenti. Ci sono, il primo Impact Hub fu costituito nel 2005 a Londra, e poi da lì si sprigionò una rete di energie che ci porta a contare adesso su 10.000 persone, che in qualche modo, scusate, mi metto così che si vedete, 10.000 persone che in qualche modo cercano di condividere le proprie competenze, anche i propri sogni, per non solo per se stessi, quindi per rendere sostenibili economicamente le proprie idee, che è la cosa più importante per poter continuare a sognare, ma anche quello di creare delle cose che possono avere valore aggiunto per il territorio. La cosa più importante per noi non sono solo i dati del fatturato, ma anche i dati dell'impatto, e per questo si chiama Impact Hub, che questo fatturato può generare per gli altri. E questa è la cosa più importante, ed è proprio per questo motivo che tutti i nostri servizi che offriamo sono focalizzati a questo, a valorizzare la persona più che poi le cose pratiche che andranno a essere portate avanti da lei, e metterla in contatto con altre persone che hanno competenze trasversali di diverso tipo e che insieme possono creare valore. I servizi che offriamo sono molto variegati e eterogenei. Noi oggi vorremmo parlarvi proprio di uno di questi. Diciamo che cerchiamo di accompagnare chiunque abbia un'idea di impresa dal momento in cui gli viene in mente al momento in cui vuole posizionarsi sul mercato e confrontarsi con i concorrenti. Quindi offriamo innanzitutto una fase iniziale, proprio molto embrionale, in cui cerchiamo di capire se questa idea può avere un futuro, cioè può avere uno sviluppo in termini economici, e poi cerchiamo, se l'esito è positivo, di accompagnarlo con una serie di servizi. Non siamo persone che diventano soci di quella attività. Noi ci consideriamo più come catalizzatori, cioè quegli elementi che in chimica rendono possibili i processi senza farne parte, ma la cui presenza è importante. Quindi in qualche modo lavoriamo perché non si sia più indispensabili per chi si rivolge a noi. E quindi i servizi ripercorrono un po' questa nostra attitudine. Dopo che questa parte abbiamo ridefinito tutti i nostri servizi in chiaro, soprattutto formativa, cioè stiamo mettendo in piedi una serie di pacchetti che possono essere poi personalizzati in base alle esigenze e che mirano soprattutto a creare quell'humus fertile per le proprie competenze. Stiamo verificando, sono molte le
persone che si improvvisano, cioè in qualche modo vogliono fare impresa ma senza avere la più pallida idea di che cosa significhi fare impresa. Quindi riteniamo, e la partnership di Tab è importante anche per questa, sì, concludo subito, è importante anche per questa perché è la nostra nuova sfida, se no, questa è la sfida precedente, l'ultima sfida, ecco, l'ultima sfida è questa, Vulcanic. Vulcanic è una nuova iniziativa che praticamente la prima presentazione che facciamo ufficiale di questa realtà sarà un incubatore certificato proprio a Catania, ed ha come scopo proprio quello di valorizzare le persone in ottica di impresa. Sarà soprattutto in chiave di formazione, di accompagnamento, e sarà un luogo nel quale non solo farsi diventare le idee, ma accelerare i progetti già esistenti. Quindi poi vi invitiamo a venire una volta che inaugureremo, ancora non sappiamo la inaugurazione, perché abbiamo, stiamo facendo dei lavori di ristrutturazione, ma ci troveremo in Viale Africa 31. Volevo solo farvi vedere le facce di questo team di Partup, tra cui Daniele e Salvo. Questi tutti ceffi siamo coloro i quali in Sicilia operano per Impact Hub, cioè quelle persone che lavorano perché i loro membri, siamo all'incirca un centinaio in Sicilia, facciano delle cose insieme, quindi mettiamo in sinergia, facciamo molte occasioni anche come queste, cioè di confronto, di interlocuzione anche molto conviviale. Abbiamo una sede bellissima a Siracusa che purtroppo non è la nostra forma, se andate su siracusa.impactup.net trovate delle foto favolose di un posto che effettivamente già esprime. Abbiamo per esempio molti aperi che dicono: ma io non vedo l'ora di andare a lavorare, perché effettivamente l'ex monastero in cui ci troviamo ci dà proprio la voglia di lavorare insieme, perché è un posto veramente bello. Detto questo, ho capito che oggi vogliamo focalizzarci sulle opportunità di finanziamento. Questo è uno dei servizi che offriamo per coloro i quali vogliono partire con una spinta. La cosa importante da tenere in considerazione in questo ambito, e poi lascio la parola a Salvo, è questo: vincere un bando non è un traguardo, è semplicemente un mezzo per poter andare da qualche altra parte. Coloro i quali cambiano di bandi sono persone da vedere con un po' di diffidenza, perché non si può pensare di rendere un business sostenibile sulla base di fondi, devono solo consentirti di avere le spalle più forti, ma poi ti devi confrontare con il mercato, e questo è il nostro obiettivo quando ci rapprocciamo con i futuri o aspiranti di vendita. Salve. Sì. Grazie mamma che ci sta facendo vedere dal sito, una foto dello spazio, poi dalla pagina Facebook, se andate a guardare, ci sono foto nuove di qualche evento che è stato fatto poco tempo fa, dove hanno fatto proprio un restyling temporaneo solo di intorno di quello spazio, e noi stessi abbiamo visto le foto e abbiamo detto: ma dov'è questo posto? Guardi bene, era lì, era lì. Se torniamo un attimo alla presentazione di prima, oggi mi avevano chiesto di parlare di bandi, perché io mi occupo di bandi sia per Impact Hub che prima di entrare nel network di Impact Hub, quindi volevo fare una veloce carrellata un po' per tutti, per capire quando si parla di bandi e tutti pensano: oh, i bandi ci sono i soldi, eccetera. Ragazzi, è molto più difficile di quanto in realtà non sembra, perché come ha detto Mirko, non si può vivere solamente di progetti di bandi, di progetti finanziati, ma soprattutto ci vogliono poi tutta una serie di garanzie e di attributi che chiunque si presenta a una cosa di questo genere deve avere. Partiamo intanto da una differenza: esistono i fondi diretti e i fondi strutturati. I fondi diretti sono quelli per cui l'Unione Europea crea dei programmi, che sono quelli che deve servire per la maggior parte, per i prossimi 7 anni, crea dei programmi, e questi programmi, ognuno di questi programmi corrisponde a una serie di tematiche, una serie di pilastri, una serie di colli, che sono quelli che noi chiamiamo bandi. Fondi diretti perché loro lanciano il programma, tu hai la possibilità con la tua azienda o con la tua associazione di applicare e inviare il tuo progetto direttamente all'Unione Europea, il rapporto è diretto, da questa programmazione in poi sarà tutto online, non c'è più cartaceo da fare, quindi hanno semplificato di molto. Però sono bandi comunque di una certa difficoltà. Quelli che vedete sulla sinistra, il Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale, piuttosto che il Fondo di Coesione, sono una serie di di fondi, appunto, che ha messo a disposizione l'Europa per tutta una serie di attività che vanno dal turismo alla cooperazione internazionale, eccetera. Non mi soffermo su queste, quelli che possono interessare più a noi sono sicuramente quelli che vedete sulla destra, tra cui alcune linee del COSME, ma qua poi non so bene, c'è in sala, quindi non so bene se possono interessare
a qualcuno, perché sono comunque dei finanziamenti per progetti di entità abbastanza ampia, i bandi Erasmus Plus, che sono per la mobilità. Una volta c'era il bando Erasmus che era per la mobilità degli studenti, i bandi Erasmus di oggi, quindi della programmazione 2014-2020, sono per la mobilità non solo di studenti, ma anche di giovani imprenditori e di aspiranti imprenditori. Non so chi di voi conosce appunto Erasmus per giovani imprenditori, è un programma che vi consente, prima ancora di avere un'impresa, di selezionare un tema, selezionare un'azienda che magari conoscete o a cui aspirate, possibilmente simile a quella che vorreste costruire, e andare a fare un programma di scambio presso la loro sede, imparare, tra virgolette, quello che significa avere un'azienda di quel genere e poi tornare al vostro paese con l'obiettivo di andare a creare un'azienda simile a quella e rimanere in contatto, così creare un bond. Inizialmente doveva essere dedicato ai giovani, hanno diciamo tolto il requisito dell'età e si intende giovani imprenditori, chiunque, di qualunque età, abbia meno di 3 anni nel settore specifico per cui vuole partire. Questo è molto interessante, eventualmente pensateci, perché da 1 a 6 mesi nell'azienda europea, in Olanda, piuttosto che in Inghilterra, a cui diciamo vi ispirate come modello, che mi citate spesso nei pitch come competitor, non è diciamo una sfida da poco. Poi ci sono i programmi di Horizon 2020 che sono molto grossi, ma c'è una linea specifica che è quella dedicata alle piccole e medie imprese. Aspettate, perché qua parliamo di Open Data di futuro, io non so usare la rotellina di mouse. Esatto. Oltre quello per piccole e medie imprese, che è un programma che vi finanzia, non è in questo che stiamo vedendo adesso, è un programma che vi finanzia in un primo step lo studio di fattibilità di un progetto su uno dei temi che hanno individuato, che spaziano da oceano a ICT a tutta una serie di sfide sociali e anche tecniche. Questi bandi sono diciamo quelli più abbordabili. Ricordatevi Horizon 2020, strumento per piccole e medie imprese, sono quelli più abbordabili perché non necessariamente si deve avere un partenariato con X partner industriali da tutto il mondo, da tutta Europa, chiaramente non sono bandi che già da subito vi richiedono una progettazione per andare a coprire un budget da 2 milioni di euro, ma si parla prima dello studio di fattibilità su un progetto che abbiamo già in prototipo, per vedere se dallo studio di fattibilità il prototipo che abbiamo ha senso diciamo in un'ottica di mercato, può avere gli sbocchi di mercato che cerchiamo. C'è qualcuno qua dentro che ci ha già lavorato, con alcuni ci stiamo lavorando. In Sicilia finora credo che l'unico che abbia vinto uno di questi bandi è Green Rails, lo conoscerete se avete seguito il premio Edison. Loro sono di Palermo, hanno creato un sistema di mobilità sostenibile, hanno vinto appunto nel settore strumento per piccole e medie imprese e trasporti. Poi c'è qualcun altro vicino al mondo VCAP che l'ha vinto, credo i ragazzi di AppsBuilder, negli ultimi dati pubblici, parliamo sempre dei dati pubblici open. Quindi qualcuno di noi ci sta lavorando, se volete qualche informazione andiamo avanti. Ci sono anche bandi più su patrimonio culturale e diciamo delle dinamiche che vanno più verso l'associazionismo. E sono tutti quei bandi che hanno comunque un impatto sociale. Una cosa fondamentale da considerare in tutti i progetti che l'Europa richiede oggi per i fondi diretti è l'impatto. Se il progetto che andiamo a fare non avrà un impatto immediatamente misurabile sulla società, sul territorio, su quello che è l'Europa, su quelli che sono gli obiettivi che ti sei posto come progetto, il tuo progetto verrà valutato negativamente. Quindi dovete sempre pensare, oltre alla realizzazione del progetto, dell'app, di quello che sia, a cosa andrà a fare proprio concretamente, cosa cambierà nel contesto in cui verrà applicato quel progetto. Non mi sto a tediare con tutta la serie di call trasversali, alcune che hanno la possibilità di fare cooperazione internazionale, cooperazione tra ricercatori nell'area mediterranea, so che ci sono alcuni ricercatori dell'università, qualcosa che vi può interessare sicuramente, però andiamo più su quello che vi citavo come fondi, abbiamo parlato di fondi diretti e fondi strutturati. I fondi strutturati, al contrario di quelli diretti, sono quelli che l'Unione Europea affida alla nazione, le regioni o degli enti specifici, e questi si trasformano in bandi più accessibili di quelli che abbiamo visto in termini di difficoltà, però in bandi che vengono erogati direttamente poi dalla regione, da Invitalia piuttosto che da altri enti. Ora, uno molto interessante che sta per uscire, quindi preparatevi, proprio voglio vedere con i coltelli in mezzo ai denti, con le idee chiare,
e con progetti già in bozza, e il piano operativo del Fondo Europeo dello Sviluppo Regionale di cui vi parlavo poco fa, ovvero l'evoluzione dei vecchi PON, POR, POF, PAS, PAS, PON, insomma, li chiamo tutti i POP, piano operativo POFESI. Sta per uscire, a novembre hanno rilasciato il parziale, dove nel parziale ci hanno spiegato quali sono gli assi prioritari che andranno a seguire. Quelli che secondo me per la platea di oggi sono più interessanti sono l'asse numero 2, che è quello per l'agenda digitale, l'asse prioritario 3, che promuove la competitività delle piccole e medie imprese, settore agricolo e settore di pesca e acquacoltura. Non so perché hanno messo insieme competitività delle piccole e medie imprese con il settore primario, perché sono due cose comunque completamente scollegate, comunque non necessariamente collegate. L'asse prioritario 6, per chi si occupa più di turismo o ambiente o simili, è dedicato appunto a turismo sostenibile, tutto quello che possiamo andare a considerare. C'è qualcosa anche sui trasporti, però non vedo qualcuno che conoscevo che lavora sui trasporti, quindi non l'ho portato. C'è anche istruzione e formazione, sono 12, quelli che stiamo vedendo oggi sono soltanto 3. Vi dicevo, per quanto riguarda l'agenda digitale, gli obiettivi che già hanno pubblicato sono soluzioni tecnologiche per la digitalizzazione e innovazione dei processi interni nei vari ambiti della pubblica amministrazione. Parlavamo appunto con Cristiano del fatto che ci sono tutta una serie di dati, perché non renderli pubblici? Molte pubbliche amministrazioni non hanno gli strumenti, ma adesso ci possiamo attrezzare per fornirli, chi con la propria impresa, chi con un progetto, chi con diciamo, le proprie competenze. Quindi sono delle linee da attenzionare già da ora, cominciate a farvi le idee chiare sui progetti, perché quando escono i bandi, i fondi strutturati sono abbastanza sfuggenti. Perché il bando può essere pubblicato e può essere chiuso dopo 14 giorni, che è il minimo legale per cui un bando deve rimanere aperto. Quindi adesso che sappiamo che stanno uscendo tutte queste cose, è importante prepararsi per bene. L'asse numero 3 è quello per la competitività delle aziende, parla appunto come obiettivi della nascita e consolidamento di micro, piccole e medie imprese, ed è una cosa che può interessare, penso, alla metà di noi, e al rilancio della produzione di investimenti del sistema produttivo, il discorso sul settore primario che facevamo poco fa. Poi, per quanto riguarda ambiente e risorse, ci sono diverse priorità, però molte ancora le stanno costruendo, non mi soffermo su queste, e passiamo a ci sono poi, sempre parlando sul turismo, questo era un intervento che mi ero preparato con focus sul turismo, però andiamo più velocemente, ci sono delle offerte specifiche dal piano regionale di propaganda turistica, che vedono interventi di marketing, interventi sull'offerta, interventi per la competitività delle imprese e anche una serie di altri interventi su settori specifici che servono all'internazionalizzazione delle imprese, soprattutto nei settori di vinicoli, agrumicoli, comunque quello dell'agri-food siciliano, ma anche su ICT per alcune linee. Per esempio, ci sono alcune manifestazioni di interesse per partecipare l'anno prossimo al Mobile World Congress, che è arrivato alla terza edizione, se non sbaglio, quest'anno la quarta edizione, ha avuto un gran successo, cioè si può partecipare tramite un bando della regione che copre buona parte dei costi e iniziative. Quindi si affianca all'attività dell'ICE, dell'agenzia? Sì, praticamente quelli per l'internazionalizzazione sono i fondi, quelli gestiti dall'ICE, che appunto è l'Istituto del Commercio Estero. Servono a questo. Tra i fondi strutturati ci sono anche quelli che non vengono solo dal pubblico, ma anche da enti e fondazioni che possono essere da aziende private. Sicuramente alcuni loghi li riconoscete già, ci sono tutta una serie di bandi e di call aperti, di cui magari se qualcuno ha individuato già qualcosa e qualche domanda, siamo a disposizione per rispondere. Anche quella sul fondo Fondazione Vodafone, se non sbaglio. Sì, quello di Infosoft. Ah, ecco, non l'ho visto. Il For Social è un gruppo in basso a sinistra, è un bando della Fondazione Vodafone che premia, comunque riconosce un budget variabile, ora non ricordo esattamente di quant'è, mi pare che era 120, se non ricordo, a delle applicazioni che abbiano appunto sempre un impatto sociale, perché in questo momento la social innovation è diventata una priorità europea. Perché parliamo di social innovation, sembra in alcuni casi il nuovo trend, perché si sono resi conto che oggi se tutto quello che facciamo non ha un impatto diretto sulla società, diciamo che serve a poco, o comunque serve nei termini in cui sono serviti tutti i progetti e tutti i soldi spesi nei 20 anni precedenti, ovvero a fare
Come? A pochi. Serve a pochi, esatto, cioè a fare delle bellissime opere, delle bellissime infrastrutture, delle bellissime cose che fanno arricchire pochi, però poi in realtà non ne gode nessuno, non ne gode il territorio, non ne vive il territorio. L'impatto sociale è importante, consideratelo sempre in questo progetto. Dice, ma che vuol dire l'impatto sociale? Qualcuno mi ha girato un bando qualche giorno fa che dice, ma questa cosa si può inquadrare nell'innovazione sociale? Beh, è molto semplice, se qualunque cosa state progettando può avere un impatto diretto sulla società in termini di occupazione, in termini di assistenzialismo, in termini di ricollocamento di persone, in termini anche economici, in termini di riqualificazione urbana, cioè se il territorio ne gode in qualche modo, se i cittadini stanno meglio grazie al risultato del tuo progetto, quello è impatto sociale. Concludo dicendo una cosa, Impact Hub fa questo non come mestiere, perché come spiegava Mirko non si vive di solo bandi, di solo progetti. Chiaramente noi abbiamo tutto un portfolio di progetti che portiamo avanti con non solo con i nostri iscritti, con i nostri hub, eccetera, ma anche noi come azienda, tra cui diciamo ci sono una ventina di progetti fatti in questi 3 anni, anche con buon successo. Addirittura il primo progetto di Impact Hub è stato quello che ha permesso di creare Impact Hub in Sicilia e ha permesso di avere quella sede lì che avete visto poco fa nelle foto con Oma. Interessante perché? Perché noi, oltre le membership, la possibilità di entrare in un network internazionale che ti ha spiegato Mirko, forniamo tutta una serie di servizi di assistenza a singoli, a aziende, ad associazioni o a chiunque abbia bisogno di una mano per capire meglio come riposizionarsi, come riposizionare la sua idea e come farla crescere. Molte volte con Antonio ci confrontiamo sul fatto che sulle call for ideas, piuttosto che presentando un progetto, un bando, eccetera, quante di quelle idee presentate, quanti di quei progetti presentati sono realmente validi, a prescindere dal fatto che passino oppure no? La percentuale è sempre abbastanza bassa. Perché? Perché, come diceva prima Mirko, c'è quella tendenza a improvvisarsi. Io chiedo sempre, quando qualcuno viene da noi a fare la business clinic in app, chiedo sempre: qual è stata la frase che avete detto tu e il tuo socio quando avete deciso di iniziare questa azienda? E nel 90% dei casi la risposta è appunto partemo. No, appunto partemo è un po' complicato ed è il motivo per cui la maggior parte delle aziende con un tipo startup che chiamano così non arriva neanche al primo anno a chiudere, diciamo. Molti non riescono neanche a fondare l'azienda, esatto. C'è il valore reale. Perché non puoi partire da un'idea, lanciare qualcosa sul mercato, vedere come va e poi ricalcoliamo. Non funziona così, perché se non ti dai obiettivi, scadenze, un business plan, se la tua idea non li inquadri in un qualcosa che poi abbia un impatto, comunque la devi andare a collocare, chiaramente non riuscirai a raggiungere gli obiettivi che molte volte non ti sei neanche dato. Quindi venite a conoscerci se vi fa piacere, abbiamo la sede a Catania, lì in Viale Africa, nella stessa sede del consorzio Etnetech, molti di voi già sono venuti. Oppure a Siracusa, chi di voi è di Siracusa, ci trovate in via Mirabella, la sede la conoscete già, non sei mai stato, si arriverà anche a fin d'essere di Siracusa. Perfetto, è di Siracusa, lui verrà. Uno dei servizi, lo chiamo così, tra virgolette, più interessanti, perché sono per la maggior parte servizi di accompagnamento, che ci piace dividerli in due blocchi, servizi da idea a progetto e da progetto a impresa. La maggior parte di noi, quando abbiamo mandato un progetto per la Call for Ideas di Working Capital, eravamo ancora da idea a progetto, ma forse ancora prima di idea. Mi rendo conto che, ripensando a qualche cosa di 2 anni fa, io stesso rivedo di un'application di una donna quanti anni fa era solo 2. L'esperienza aiuta in questo senso. Esatto. Quindi una delle cose più interessanti che facciamo è la business clinic, che viene prima del business plan. Molte volte diciamo ok, ho bisogno di un consulente, ho bisogno di qualcuno che mi aiuti a fare il business plan. Bene, però tu non hai ancora individuato tutta una serie di cose, tali per cui andare a fare un business plan e pagare fior fior di quattrini un consulente diventa inutile, perché il consulente non può aiutarti se tu non hai chiaro quello che vuoi fare. La business clinic è il passo prima, per andare veramente da idea a progetto. Ed è una cosa che abbiamo visto fa sollevare il livello di tutte le idee che vengono proposte, aumenta i rate di successo di tutte le application che vengono fatte dai nostri hub o dai nostri clienti, perché non necessariamente bisogna essere un hub per venire a conoscerci o lavorare insieme a noi. Ed è una cosa che vi consiglio di, quando volete informarvi, dice sai, ho un'idea, ho una mezza idea, ho un business plan e poi è una pagina scritta
anche abbastanza male, dovrei fare un bando piuttosto che chiedere un finanziamento, eccetera, eccetera. Perché la business clinic? Per arrivare a quello che è poi il business plan, che serve per la fase 2, il secondo blocco di servizi che eroghiamo, perché tra i servizi che eroghiamo, appunto, nell'ottica di bandi, finanziamenti, soldi che non ci bastano mai per lanciare l'impresa, noi siamo lo sportello ufficiale di Jeremy, del fondo Jeremy per la Sicilia, che eroga microcredito attraverso Banca Etica. Banca Etica è convenzionata con Jeremy, che è un fondo, diciamo, un fondo dedicato alle regioni di convergenza, quindi anche la Sicilia, che viene dal fondo dello sviluppo regionale che vi ho detto prima, ha uno stanziamento di diversi milioni di euro da dedicare alle imprese con innovazione e impatto sul territorio di un certo tipo qui in Sicilia, però chiaramente i finanziamenti che vengono dati vanno da 10.000 a 100.000 euro, a seconda di quello che è il business plan, tutta una serie di cose e garanzie, e di recente, proprio perché c'era un problema con le garanzie e difficilmente venivano erogati appunto i fondi che erano necessari all'azienda, molte volte tu hai un progetto e dici, sai, mi servono 100.000 euro, business plan perfetto, tutto perfetto, ho fatto tutto quello che mi serviva, la business clinic mi ha fatto diventare un progetto, il progetto a business plan è diventato, è un mostro, è perfetto, abbiamo tutto, siamo imbattibili, addirittura abbiamo chi se lo compra quando l'abbiamo finito, però poi quando ti servono quei 100.000 euro, la banca di turno dice, sì, ma tu come garanzie cosa ci metti? E lì si crea un problema, esatto, tipo chi si impegnava i reni, chi si impegnava altre cose. Ora cosa è successo? Grazie a una partnership fatta con la fondazione Messina, mi perdo sempre un pezzo di mezzo. Comunque, cioè, diciamo che oltre al microcredito che viene da Jeremy, adesso in collaborazione con questa fondazione Messina che non mi sto ricordando, abbiamo la possibilità di affiancare anche un fondo di garanzia a quello che è il microcredito. Quindi laddove c'era prima il problema delle garanzie perché non avevo una casa da impegnarmi, eccetera, adesso abbiamo a disposizione anche il fondo di garanzia. Quindi se siete interessati venite a conoscerci, io vi lascio un paio di brochure qui così per dare un'occhiata, i miei contatti ce li avete, passo la palla che oggi non ho al prossimo che deve parlare. Grazie. Arrivederci. Il suo contributo è sempre prezioso. Aggiungo solo una cosa: la prima domanda di chi vuole fare startup, ricordatevi, non deve essere quella di vediamo cosa facciamo, ma chi è disposto a pagare per la mia idea. Questo è l'essenza di chi vuole provare a fare startup. Passiamo la palla immaginaria, niente più palla, al nostro presidente che è Ciccio Marino, e ci illustrerà più o meno quello che è il panorama, di farà un po' di chiarezza su quello che sono le opportunità per chi vuole fare startup. È un piccolo momento di formazione che verrà ripetuto in tutti i prossimi appuntamenti. Vogliamo iniziare dal basso e fare chiarezza tra quelle che sono le differenze tra business angels, venture capital, e quali sono i requisiti per cercare l'uno piuttosto che l'altro. Capire a chi rivolgersi. Grazie. Prego. Ciao a tutti, sono Francesco Marino, sono uno startupper, sono cofondatore di Genizza, che è una delle startup accelerate qui dentro. Diciamo che negli ultimi tre anni ormai mi sono dedicato esclusivamente al mondo delle startup, sono entrato in contatto con diversi acceleratori, Working Capital in primis, poi Edge Farm e l'Innovation Lab di Luis Labs. E oggi però parleremo di come fare soldi, oltre quello che è chiaramente il normale family, friends and fool, quindi i primi posti investitori, andiamo a cercare business angel, acceleratori e venture capital. Quindi quando andare a cercare queste persone, in che momento presentarci e come presentarci. A business angel principalmente sono persone benestanti, i imprenditori, che vogliono investire in idee di business in una fase early stage. Quindi quando l'idea ancora è poco più di una presentazione, è magari un MVP, quindi un minimo prodotto che funziona, spesso nemmeno una beta privata. I business angel adesso investono un po' per moda, un po' per interesse, e chi invece è organizzato investe chiaramente per fare soldi. In questa fase la startup di cui sono appunto comandatore è in una fase di ricerca di capitale, stiamo trattando con degli investitori, e quando sto parlando con un angel mi ha detto il mio lavoro è fare soldi. Ed è proprio così.
Principalmente loro entrano appunto in una fase in cui l'idea ha una valutazione ancora bassa, diciamo a mezzo milione, un milione al massimo. Quello che loro vanno a prendere è una quota ampia della vostra startup, quindi di solito 20-30%, mai quote di maggioranza, perché la maggioranza lasciano comunque ai, diciamo, ai competenziali. Allora, il pro che può darvi un business angel sicuramente è il contatto. Di solito l'angel investe in qualcosa che conosce, quindi a me interessano i motori, macchine, investo in startup per questo. Ho sempre fatto turismo, investo in qualcosa che fa turismo. Chiaramente non ha un rimborso, un interesse sulla quota che lui va a portare alla società, ma è un rischio imprenditoriale. Contro, chiaramente bisogna cedere un equity della propria startup e spesso questa equity è alta. Quindi io entro in una fase in cui siete ancora un po' così fumosi, però vi prendo con 50.000 euro una bella fetta della vostra startup. Chiaramente qual è l'interesse dell'angel? Che la startup cresca, aumenti il valore, vada a prendere un secondo round, quindi da un fondo sempre di venture capital, quindi la sua quota cresca. E talvolta ci vuole molto tempo per incontrare questi gruppi. Diciamo che gli angel spesso sono un po' prime donne, quindi vanno coccolati, vanno inseguiti. Diciamo che al sud non ce n'è moltissimi, ma ad esempio in Edge Farm è pieno di business angel. Tu vai lì, presenti un progetto e spesso ritrovi lì, cioè ti prendere un caffè e cominci a parlare. In Italia i gruppi più grandi di angel sono sicuramente gli Ag e IBAN. In Italia gli Angels for Growth sono moltissimi imprenditori, credo siano 120 soci, con tanti tanti soldi, che investono da 300-800 mila euro in Clevetila, che sia 2 milioni. Entrano. Gli angel di The Angels for Growth gli hanno tantissimo network e supporto, il bank più o meno lo stesso principio. Il vantaggio dell'angel è ti deve aprire le porte per qualcosa di più grande. Acceleratori. Gli acceleratori ci siete dentro. Quindi sono dei posti fisici dove tu presenti la tua idea di business, hai mentor, supporto, coaching e spesso anche un C, ingresso di 10-30.000 euro. Con Organizza, la nostra startup, appunto, siamo entrati dentro Working Capital nel 2013, abbiamo vinto la call, abbiamo fatto l'accelerazione, dove abbiamo, abbiamo avuto il primo supporto e un supporto economico di 25.000 euro. Di solito gli acceleratori prendono una equity inferiore rispetto a quella dei business angel, che va dal 5-10%. Al termine del percorso di accelerazione ti presentano in un demo day o investor day, dove tu vai a presentare il tuo prodotto, cioè quello che hai fatto in accelerazione, ad altri investitori. Chiaramente, mentre il supporto è consulenza. Dai contro, la somma che ti danno in Italia è 30.000 euro, credo sia quello che dà di più. Non sono moltissime, ma non sono nemmeno pochi. La startup, se l'acceleratore non è la tua città, si deve spostare. Onestamente, avendo vissuto la fase di accelerazione, credo che una fase iniziale sia l'investimento migliore che può fare una startup piuttosto che cercare un angel. Principalmente perché legarsi a un nome di un acceleratore, come può essere chiaramente Working Capital, può essere X-Farm, ITP a Torino o Luis Ellabs, ti permette di avere anche un brand di presentazione per investitori o comunque eventuali partner. Inoltre, appunto, la quota che tu puoi accedere, si sente inferiore rispetto a quella degli angel stessi. Angel che peraltro sono attratti a questi posti, quindi come in Edge ci sono al demo day di Working Capital dove presentare davanti a 100 investitori e c'è gli audio e c'è i partner. Se siamo proprio bravi, possiamo arrivare ai venture capital. I venture capital, diciamo che sono i soldi veri. Dopo la fase di seed, quindi questi 100.000 euro, 200-800.000 euro che mi servono per cominciare a crescere, mettere le basi e magari cominciare a fatturare, che come startup appunto non è male, possono arrivare ai venture. I venture sono i milioni. Ora, milioni, milioncini in Italia, milioni veri sono quelli che sentiamo. Quindi in Italia diciamo che abbiamo round dal milione ai 5. In America troviamo round da 100 milioni. Chiaramente importante somme per scalare in maniera globale. Relazioni strategiche, quando arriviamo al venture capital, diciamo che possiamo vincere, stiamo vincendo.
contro importanti diluizioni delle quote, quindi la valutazione davanti al venture capital deve essere abbastanza ampia per far contenti chi ha investito prima e per essere felice tu. Time spending. Quando mi hanno presentato appunto come dipendente del venture capital di Hedge Farm, Tim O'Connell, che è il responsabile di un'accelerazione di Hedge Camp, mi raccontava che per chiudere un'operazione con venture capital in America spesso ne devono incontrare fino a 50. Quindi diciamo che sono moltissimi incontri, moltissime presentazioni, e di solito non arrivi a un venture capital così, ma arrivi sempre perché prima c'è qualcuno che ti ha presentato. Quindi lui, prima persona, ti portava le start-up per chiudere questi lavori. Nel panorama italiano, questi sono i signori che hanno un po' di soldini, un po' di milioni, quindi se al momento appunto United ha più di 50 milioni, oppure le SGR come Vertis e Principia. Ora, se avete domande di qualunque genere su quando arrivare a un determinato business angel, che cosa presentare, io sono qui per questo. Nessuno problema. Non ne voglio soldi. Così a caso, no. Ah, quella che vi posso dire io dall'esperienza che sto vivendo in mia persona. L'investitore deve avere la totale certezza che tu sai quello che gli stai dicendo, o perlomeno così deve sembrare. Voi fate di solito un investor pitch normale, quindi la presentazione pitch di 5 minuti come prima startup, quello che vi invitano a un evento dove sono tutti il loro fondo, ti tengono 2 ore, ti chiedono di tutto. È difficile che tu vada a prendere soldi soltanto con delle slide o soltanto con un'idea, ma molto meglio se vai a portare metriche. Quindi io sto facendo questo in top tempo, questi risultati sono quelli che raggiungo. Top 20 che hanno spiegato tutta l'applicazione, che sono tornati da una settimana, engagement. Chiudere un round non è una cosa impossibile, secondo me, in Italia, almeno in una fase di seed. È molto più difficile chiudere i secondi round. Però per questo appunto consiglio di legarsi a call di veri acceleratori, soprattutto per quello che è presentazione. Chiaramente il pitch è fondamentale, quindi loro devono essere innamorati di quello che tu stai presentando per essere almeno presi in considerazione, soprattutto quando a fare una pitch competition, un demo day, pitchano 20 ragazzi di seguito, loro sono 2 palle così, ve lo assicuro. Quindi devono avere una forte in testa quando pitchate voi, loro vi contattano, quindi da presentare dovete avere legati in regola per chiudere. Anche perché spesso non avete secondo me le possibilità, e perché spesso, soprattutto se sono associazioni, si vanno. Quindi diciamo che in questo modo, per quanto adesso sia di moda, tante persone stanno facendo startup, le persone che fanno startup a determinati livelli hanno i soldi, si conoscono. Anche se sono in ambiti differenti. Io, comunque, se non ci sono domande e curiosità. Io posso una curiosità. Io ho fatto un master in Hedge Farm, che è un master di Capostri all'Università di Venezia, che si appoggiava a Hedge Farm, un master in Digital Economics, appunto. Quindi ho avuto l'opportunità di entrare in contatto dopo Working Capital anche con loro. Come non è che c'è tantissima differenza, è uno dei primi, cioè il primo acceleratore ever proprio in Italia. Adesso ho 55 aziende nel suo network che sono andato lì, ha fatto 7 exit, e appunto quel programma di accelerazione è HCAM, questo programma verticale, loro decidono di volta in volta su cosa investire. Ad esempio adesso cercano startup che fanno fashion, food, wearable, internet of things o smart home, investono in servizi, quindi con tutti gli acceleratori che hanno uno spazio fisico, una scrivania, connessione internet, mentorship, e mettono 15.000 euro. Parlavo di questo oggi con i ragazzi del Contamination Lab. Cioè, se hai un'idea potentissima, anche che non sia nei loro trend, ti la puoi presentare. Loro ricercano quello, e ricercano quello non a caso, perché dicono: prendi una persona che viaggia in 100 paesi, dici tu cosa sai dell'Italia, e quello ti dice cibo, macchine, fashion. Quindi loro vogliono questo. Vogliono una startup che facciano questo, lo facciano bene, perché questo è conosciuto fuori, perché loro hanno il network per portarlo ai venture internazionali, tendenzialmente.
anche perché poi magari se per fare soltanto digitale ti vai a scontrare quei siti in America, mentre i siti in America non hanno fashion, non hanno cultura. Poi i trend cambiano ovviamente, cioè sai meglio di me che adesso il trend è wearable, quindi tutti faranno wearable, oppure internet delle cose. Poi se un'idea interessante interessa, ripeto, dipende molto da quando è il trend a chi sta presentando. Principalmente è chiaro che ci sono alcune cose che sono più attrattive rispetto ad altre, ma principalmente è solo il passaggio per essere attrattive per un incubatore, un acceleratore, un investitore. Diciamo che non fanno beneficenza. No, magari no, ma nella fase iniziale loro possono sapere se quella cosa a cui sto mettendo 200.000 euro fra 2 anni prende 2 milioni, quindi 200.000 euro come. Come maggiormente investitore, intendo. Diciamo, quando è venuto a novembre il nostro ospite, Augusto Coppola, a Pedagno, ci diceva che non esiste, non è una scienza esatta, perché se sapessero tutti come fare soldi, sicuramente non verrebbe a cercare. Come dicevamo, infatti, oggi, cioè, di startup inizialmente non ne riesce nessuno. Nemmeno gli investitori, nemmeno chi ha fatto un exit, come appunto Augusto Coppola, perché sennò la seconda startup c'era di nuovo l'exit. Invece non è una scienza. È chiaro che ci sono alcune cose che puoi fare per evitare di morire subito e provare a crescere come startup e scalare. Un consiglio che ci ha lasciato è quello appunto di non tanto seguire il trend, ma piuttosto, lui ha detto proprio testuali parole, per chi c'era, prendere l'onda quando sta salendo, perché è quello che ti può far fare la differenza. Cioè se c'è un trend vuol dire che hai tutta l'attenzione globale focalizzata su queste domande. Quindi potenzialmente un mercato che è in crescita rapida, per questo. E i trend si seguono non tanto per semplice moda, ma perché sono dei trend del mercato. Vi faccio un esempio pratico, si parlava di wearable, di iWatch, non si sa, però si ipotizza che possa essere un mercato in crescita. Quindi per questo potrebbe avere un senso di vantaggio. Oppure un'ultima cosa che mi sento di dire, una esperienza personale dei vantaggi degli acceleratori, è che appunto spesso hanno in fondo, quindi come ce l'hai H-Camp, vai bene durante l'accelerazione, ti metto altri fondini, cioè il 101, altri angel che sono nel loro, stanno lì proprio, ti permette di andare avanti. Adesso l'anno scorso è andato più in venture, prendere soldi da un primo fondo permette di entrare tutti gli altri, perché questo mondo è esattamente più, cioè nessuno vorrebbe investire, ma se investire investono. Quindi molto di più si sta aprendo il investimento. Quindi attira l'angel che mette 100.000 euro, ma il fondo ne mette 200.000 e un altro fondo ne mette 150, investono insieme. Così dividono il rischio e ognuno porta supporto a livello del proprio network per far crescere l'idea. E quindi grazie a Ciccio per il suo lavoro. Ringrazio pure Omar perché ha ricordato che fare parte della community significa anche dare un proprio contributo. A parte seguirci, vi chiediamo di partecipare anche sui social, a dare visibilità all'evento, ci trovate su Twitter, ci trovate su Facebook, anche su YouTube, su tutti gli altri social, l'hashtag è sempre a Pile. Contribuite. Ok, penultimo punto della serata. Invito nuovamente Fabio a parlarci dei GDG. 14 minuti. Buonasera a tutti, sono sempre il solito di primo, mi chiamo Bercelli, sono lo sviluppatore e gestisco il gruppo del Robert Gruppo Catania.
Domanda, primo piccolo sondaggio iniziale. Chi sa cos'è un Google Developer Group? Ho sentito parlare di GDG, tra di voi. Chi non ha sentito parlare, alzi la mano. Perfetto. Chi non è sviluppatore in questa stanza? Okay. Quelli sono i miei riferimenti, basta digitare il nome, li trovate ovunque con l'acqua minerale. Allora, andiamo a spiegarvi che cos'è il GDG o Google Developer Group. I Google Developer Group nascono nel 2008 con il soprannome di GDG, GTG, Google Technology User Group. Erano originariamente dei gruppi dedicati agli utenti delle tecnologie Google, quindi sia sviluppatori che non. Quando dico nome intendo dire gente che utilizzava, che ne so, Gmail o che lo utilizzo tutt'oggi, Google Plus e tutte quelle applicazioni che sono per poter utilizzare. Quindi GTAG o GDG erano dei gruppi per tutto. Vengono fondati da questo signore alla mia destra, Michael Driver, ex ingegnere a Adobe, Apple e varie altre aziende importanti. Dopo un paio d'anni dall'apertura del primo GTAG a New York, Google sostanzialmente se ne accorge e chiama questo signore a lavorare a Google per gestire quello che sarà poi il Developer Relations Program, di cui adesso parleremo. E quindi nel 2010 nascono ufficialmente Google Developer Group. Perché Developer? Perché cambia la denominazione? Perché Google decide di focalizzare l'attenzione sugli sviluppatori. Ok, quanti sono i Google Developer Group del mondo? Sono tutti questi che vedete lì, sono tantissimi, questi che vedete portati, sono credo più di 3.000, e andiamo a guardare uno in particolare, che si prende a caso, lo devo prendere molto dedicato, è in una zona particolarmente non da tutti, è la città di Camarienza, che è la capitale del Laos, ed è una confina con la Thailandia. Andiamo a vedere quante persone fanno parte di questo gruppo. Un bel numero, bello, insomma, sono ben numerosi. Potrebbe stupire che in una provincia così dedicata siano tante persone che interessano di informatica, in particolare di Google, invece no, perché è Google e quindi probabilmente l'interesse è abbastanza uniforme in tutto il mondo. Ed è la normalità, cioè questi numeri sono presenti in tutto il mondo, in tutti i giri del mondo. In Italia qual è la situazione? Come vedete ci sono anche i cosiddetti per italiano, 18 in Italia, 4 in Sicilia, quelli della Sicilia sono per GDG di Palermo, Catania, GDG dei Nebrodi che prende anche la parte di Messina e il GDG di Genova. Ok, questo signore qui è il nostro program manager nazionale italiano, è un dipendente Google e si occupa di gestire tutti i GDG, tutti i 18 GDG, è sostanzialmente l'equivalente del la persona che vi ho fatto vedere poco fa. L'altra persona che collabora con lui è questo ragazzo qui, Michel Burabito, ex manager del GDG Catania. Adesso sono io, lui che è stato fino a qualche mese fa, il motivo per cui sono andato è perché c'è stato un signore Google che lo ha chiamato per andare a lavorare. Evidentemente ha fatto proprio molto bene il suo lavoro. E questo lo dice lungo sulle possibilità e le opportunità, questo incontro è anche... Cioè, volendo, si basa anche sul concetto di opportunità, si parla di opportunità da ogni punto di vista. Un Google Developer Group è per gli sviluppatori un motivo di opportunità. Ok, adesso andiamo a vedere i legami strutturali tra Google e GDG. Abbiamo detto poco fa che GDG nascono da Google. Molti mi chiedono, ci chiedono, questo è una parte, un pezzo del GDG Catania, ci chiedono, ma voi siete dipendenti di Google, cioè come funziona? Lavorate per Google, prendete dei soldi, siete stipendiati? No. Non siamo stipendiati, siamo dei volontari, siamo persone che fanno questo per passione fondamentalmente. E abbiamo la possibilità di farlo in collaborazione con Google. Infatti, questo è il legame strutturale che ci lega a noi in GDG a Google come azienda. Google crea il Developer Relations Program, cioè il programma di gestione delle relazioni degli sviluppatori, e quello di crea. Quindi c'è un legame diretto. E noi fondamentalmente siamo supportati dall'azienda. Cosa è il GDG oggi? Poco fa ho detto che nascono come GDG dedicati a tutti i tempi, poi diventano si focalizzano sugli sviluppatori. Cos'è oggi il GDG? Il GDG oggi è
un collettore, un network non più soltanto di sviluppatori, ma davvero di tutti gli utenti delle tecnologie Google. C'è una sorta di ritorno indietro al passato, no? A quando c'erano i vecchi Google. E questo perché? Perché Google ha capito che concentrarsi soltanto sugli sviluppatori può essere limitante in un certo senso. Questo perché? L'abbiamo visto poco fa con l'incontro con i top degli altri ragazzi che hanno parlato. Oggi sviluppare un'applicazione non è una questione soltanto di programmazione, non è uno sviluppatore non è sufficiente per inventare la nuova Facebook o il nuovo Google Plus o comunque il nuovo Twitter, no? C'è bisogno di competenza, c'è bisogno di una competenza multidisciplinare che passi dai designer, passi dall'imprenditoria, passi per carità anche dagli sviluppatori, ma soprattutto dagli utenti delle tecnologie. E quindi i GDG adesso non sono più gruppi dedicati solo esclusivamente agli sviluppatori in senso stretto, cioè ai programmatori. Qua ne abbiamo quattro, credo che quattro di sopra il programmatore, o sei di ok. Il GDG si rivolge a tutte le persone interessate a sviluppare applicazioni, a fare uso dell'informatica per produrre le applicazioni. E allora, se questa è la concezione di Google, che Google ha del GDG, questa è la concezione, quella sinistra, che noi Google, GDG italiano abbiamo del Google Developer. Ed è fondata fondamentalmente, scusate il gioco di parole, su tre pilastri. Incontrarsi. Il GDG Catania è un luogo dove ci si può incontrare, dove gli sviluppatori a 360 gradi, quindi, ripeto, designer, imprenditori, appassionati di tecnologie digitali e sviluppatori in senso stretto, si incontrano per ideare e creare qualcosa assieme, per mettersi in gioco. Il secondo pilastro è dato dall'imparare. Chi viene al GDG Catania lo fa perché vuole imparare qualche cosa di nuovo sia sulla programmazione, sull'informatica, ma sulle tecnologie in generale, studiando le tecnologie di Google, ma anche e soprattutto, questo lo voglio sottolineare perché è una caratteristica del nostro GDG, il fatto di fare un passo indietro rispetto al mero studio delle tecnologie di Google. Fare un passo indietro perché purtroppo il problema fondamentale è che queste categorie qua, per Google, sono categorie già formate, c'è gente che in qualche modo fa il designer di professione o fa lo sviluppatore di professione e così via, o il social media manager di professione. Noi vogliamo dare un'opportunità di apprendere queste discipline e quindi di venire qua a confrontarsi con persone che fanno parte della community estesa, comunque per l'opportunità di Catania, perché ne abbiamo la possibilità, ma in piccolo, a livello di confrontarsi con persone che già lo fanno di mestiere e quindi apprendere le basi fondamentali che stanno nel gioco di parola alla base di questi discipline. E il terzo pilastro su cui vogliamo basarci è il mostrarsi. Chi viene qua per imparare, evidentemente lo fa perché vuole ascoltare qualcuno che ha qualcosa da dire. Questo qualcuno che ha qualcosa da dire potrebbe essere uno stesso un membro del Gigatani. E quindi il concetto è che chi viene qua viene sia per ascoltare ma anche per raccontare. Raccontare le proprie esperienze, raccontare ciò che si fa, che si sa e ciò che si fa a fare. Il fine ultimo è quello di unirsi insieme per creare dell'applicazione di qualità con l'utilizzo delle tecnologie di Google. Perché noi facciamo tutto questo? Perché siamo informatici e crediamo nel potere della matematica e delle equazioni, e questa è l'equazione che secondo noi ha più senso di tutte. Google come brand unito al brand del GDG creato dalla stessa Google, secondo noi dà delle opportunità. Quando dico secondo noi, non è un'ipotesi, non è qualcosa che mi gamba in aria, ma sto parlando di qualcosa di sensato e di reale. Io stesso ho avuto diverse opportunità da quando faccio parte del GDG lavorative, che ho dovuto addirittura rifiutare perché venivano contemporaneamente offerte e quindi dovevo necessariamente scegliere che cosa fare. Queste opportunità prima non mi arrivavano, cioè io mi sono trovato in una situazione di dover in qualche modo rifiutare le offerte. E questo è capitato non soltanto a me, ma anche ad altri membri che fanno parte del gruppo del gruppo. Uno fra questi è proprio Michel Murato, il gruppo che poco fa, che addirittura è andato proprio al massimo dove si poteva arrivare. Quindi opportunità sì, e tante.
Struttura di attività del GPG Catania, scendiamo un po' più nel dettaglio. Abbiamo tre aree applicative. La prima area è quella dei meeting, formata fondamentalmente da eventi, corsi, seminari, workshop, talk show tematici, più ne ha più ne metta, spettro di cui parlavo poco fa. La seconda area delle attività è quella della protezione. Siamo degli informatici, fondamentalmente ci piacerebbe creare il software. Quindi quello che facciamo è unirci per parlare di idee, per l'appunto, siamo parlato fino a te, fino a poco fa, e però a questo punto per creare una qualche cosa. E l'altro ramo di produzione è la produzione di informazioni, in senso intese come documentazioni, video, audio, articoli, editoria, tutto quello che riguarda la produzione informativa. Infine, la terza area strutturale del GPG Catania è la connessione, avviata con diverse realtà, quali aziende, nel territorio catanese, professionisti, user group, associazioni territoriali, scuole e università. Alcune di queste già sono state avviate come partnership anche in università. Recentemente abbiamo presentato un bando da 15.000 euro di Google, un bando interno, uno dei tanti che Google offre, e l'abbiamo presentato insieme all'Università di Catania, in particolare con la facoltà di ingegneria. Ed è un bando che riguarda la divulgazione della computer science all'interno delle scuole superiori catanesi. Quindi se vinciamo il bando, a settembre partiamo con le stazioni di Google, diciamo, rivolta alle scuole. Questi sono i prodotti di Google, non ci spendo tanto tempo, li conoscete sicuramente, cioè una buona parte li conoscete, come vedete lì c'è Android, Google Plus, tutto quello che potete immaginare. Sotto, come vedete, ci sono delle letterine, queste se andate giusto sono portabili e partono tutte le altre tecnologie Google, che sono sicuramente tecnologie minori, ma sono centinaia e centinaia, quindi veramente ci si può inserire nell'apprendimento dell'informatica attraverso Google. Questi sono i nostri prossimi appuntamenti, prossimi meeting. Questo corso qui che vedete è un corso ufficiale Google che noi stiamo erogando, già siamo alla quarta lezione, perché abbiamo la quarta lezione, ed è un corso fondamentalmente sui fondamenti della programmazione Android. È un corso professionalizzante, cioè a termine del corso verrà rilasciata una certificazione ufficiale. E questo è un motivo di orgoglio da parte del GPG, perché ci possiamo smettere di fare corsi senza laterale. Questo è il secondo, un altro tipo di evento, la Google I.O. Extended. La Google I.O. è una sorta di conferenza, anzi non una sorta, è una conferenza internazionale, mondiale, che si tiene ogni anno, e si tiene a San Francisco, e sostanzialmente quello di cui si parla sono i nuovi prodotti Google, i nuovi tecnologici. I nuovi aggiornamenti, diciamo, e Extended sono degli eventi paralleli che si tengono gli stessi giorni, ma che vengono tenuti in tutto il mondo in parallelo attraverso le community GPG. E quello che si fa è seguire insieme via streaming la Google I.O. e poi insomma commentare assieme, parlarne, cercare di capire quale tecnologia magari potrebbe avere gli sviluppi, quale invece potrebbe morire. Quello che si fa sostanzialmente è parlare e confrontarsi. Infine, a fine anno c'è sempre la Dev Fest, che è l'unione, una sorta di meeting, una conferenza locale di diversi GPG. Nel caso nostro, la Dev Fest del Sud prende generalmente tutti i GPG siciliani, più i GPG della Calabria, della Puglia, e diciamo ci si unisce e si vede assieme per raccontare. È proprio una vera e propria conferenza, fondamentalmente, dove vengono degli esperti di Google, certe volte, anzi direi sempre, dei dipendenti Google, a evangelizzare, a far vedere delle nuove tecnologie. L'anno scorso abbiamo avuto, per esempio, lo stesso nostro program manager che è sceso da a Catania, insomma, comunque in Sicilia, e ci ha parlato di wearable, tecnologie wearable, di cui si parlava poco fa. È stato veramente molto interessante. Altri tipi di attività che stiamo progettando sono hackathon. Per hackathon si intende una competizione dove gli informatici o comunque persone facenti parte del GPG si confrontano tra di loro per risolvere dei problemi, e generalmente sono previsti dei premi, insomma, a fine
a fine evento, e a volte queste hackathon sono in concomitanza di altri eventi. Ad esempio, l'anno scorso abbiamo fatto un hackathon durante la Google Live Extended, perché adesso è più interessante l'evento in sé per sé. E poi, insomma, workshop, incontri, seminari, questo corso che stiamo facendo assieme ai ragazzi, e via dicendo. Ok, quindi in definitiva cosa vi voglio offrire? Il DPG, due cose da dire fondamentalmente. La crescita umana e professionale dovuta al confronto tra chi ne fa parte e poi un po' di visibilità. Visibilità che torna utile per tutto. Noi crediamo che torni utile per crescere sicuramente, ma il fine ultimo qual è? Quello di trovare diverse delle opportunità di lavoro. Poi alla fine è quello che noi facciamo. Se ci incontriamo per parlare di quello che non sappiamo, no? Parlare di quello che non sappiamo in modo da impararlo e acquisire quindi valore all'interno di un mercato che è sempre più concorrenziale. Ok, che cosa non è GDG Catania? Non è un ufficio di collocamento, io ho parlato di lavoro prima ora, ma il GDG Catania non offre lavoro, ma vi dà la possibilità di offrirvi voi lavoro a voi stessi, semplicemente cercando di crescere. Quella è una foto presa dalla delle feste dell'anno scorso, eravamo tutti molto allegri perché avevamo appena vinto la competition, ma qual è la vera tecnologia per entrare a far parte? Sembra una cosa un po' elitaria, devo dire, però a far parte del GDG. Noi la chiamiamo Goodness, Google la definisce Goodness. Che cos'è la Goodness? Si può condensare in due semplici frasi inglesi. Don't be a jerk, che significa non essere uno stronzo, o non essere un coglione, e be a good person. Forse le due frasi sono un po' l'una l'esclusione dell'altra, un po' ridondanti. Però la ridondanza a volte serve per rafforzare un concetto. Il concetto è quello di essere delle brave persone, persone che non vogliono distruggere gli altri, ma vogliono creare qualcosa per gli altri, insieme agli altri. Questa è la filosofia del DPG. E non è una filosofia che è legata strettamente a Google. Nel momento in cui Google un giorno non succederà mai, ma dovesse fallire, la Google si resta. Perché la Google è la filosofia che spinge ognuno di noi a collaborare con gli altri, a condividere. Qui dentro c'è un problema fondamentalmente. Quando arrivano delle nuove persone, nuove leve, nuovi start-upari, hanno difficoltà a condividere le idee. Perché pensano che gli vengono pregati. Come dice Augusto Coppola, nessuno, nessuno frega niente delle vostre idee, fin quando le vostre idee non batturano 2-3 milioni di euro all'anno. Quindi questo è un motivo comune per poterlo condividere senza paura. Ma un motivo più profondo, filosofico, è che condividere fa bene. E ok, può comportare anche un rischio. Ma forse ne vale la pena, perché condividere significa... Hai il rischio di diventare rubata l'idea, ma hai anche il rischio di vedere la tua idea diventare grande, no? Se trovi le persone giuste, perché da solo non si va da nessuna parte. E infine, il supporto del DPG Catania. Il Slogap Accelerator è uno dei nostri supporti. Noi non dico che abbiamo la sede legale qua, non ha neanche senso parlare di sede legale perché il DPG non ha una sua forma giuridica. Però ci piace pensare di avere una sede qua. No. Il secondo supporto è Slogap Catania, inutile introdurlo. Il terzo supporter è Estec, di cui Francesco Pira è presidente, l'associazione degli studenti di ingegneria. E sto dimenticando un altro, questo è lo staff del GDG. Per staff intendo dire l'organizzazione del GDG Catania, coloro che si occupano di realizzare le attività e metterle in pratica. Uno di questi è qua, Michele, gli altri due sono membri del GDG Catania, cioè persone che fanno parte della community e che portano avanti l'attività assieme a noi. Queste sono le tecnologie Google, un po' meglio alcune, e quindi questo signore che dice adesso vogliamo voi è il concetto attorno al quale gira tutta questa presentazione. Vogliamo che siate voi a mettervi in gioco, a entrare nel GDG e conoscerci e farvi conoscere. Questi sono i nostri riferimenti, non vi dico tanto perché basta che cercate GDG Catania su Facebook, Google Plus, lo trovate immediatamente. Sono altri riferimenti secondari, basta che cercate su Google. Grazie per l'attenzione, e io sono i contatti. Se siete interessati a così a
da sapere di più, mi potete contattare tramite mail, anche adesso che sono qua 5 minuti, quindi tranquillamente possiamo parlare. Grazie. Allora, ok, stiamo per chiudere questa versione lunghissima di Happy Day. Abbiamo tenuto qua 2 ore, vi ringraziamo per la pazienza, speriamo di aver offerto contenuti interessanti e di continuare così. Vi ricordo che il prossimo sarà il 13 aprile presso la sede di Impact Hub Reale Africa, se non erro 37, però ci seguite sui social, 31 forse, sì, hai ragione. Una novità di questa nuova versione più lunga di Happy Day è che alla fine vorremmo che ci fossero sia startup già avviate, sia anche delle semplici idee di startup, che un po' è una sorta di, non sagra delle idee, bensì di recruiting, venissero qua a chiedere, non lo so, io magari sono uno studente di ingegneria, cerco un ragazzo di economia che mi dia una mano per presentare un'idea per la collo di Bucap, piuttosto che per un'altra opportunità, piuttosto che per un bando. Quindi vogliamo che questo momento di networking si consolidi e diventi un appuntamento fisso. Per questo ringraziamo Francesco Buonanno, che ciao a tutti, a nome del team di Motorsquare, dirà cosa c'è. Allora, molti di voi già mi conoscono, altri no, e quindi vi dico in breve, brevissimo, perché abbiamo capito che siamo buttati lunghi. Ok, Motorsquare è il modo più semplice, veloce e coinvolgente per scegliere la vostra auto. Noi facciamo un servizio di social data mining, quindi analizziamo i social network per permettere offerte molto, molto, molto targettizzate a favore degli utenti, in modo da facilitare questa scelta così difficile che è quella degli altri. Noi siamo una startup, siamo un SRL, iscritto al registro delle startup innovative, e stiamo ampliando il team. Quello che cerchiamo sono figure di sviluppatori, in particolare sviluppatori iOS, ma comunque in generale riteniamo che se c'è qualche sviluppatore che può essere interessato al nostro progetto, comunque può essere interessato a iniziare questo tipo di avventura, può contattarci liberamente. Noi abbiamo un sito che è www.motorsquare.eu, che è semplicemente una landing page di quello che farà il nostro servizio, ma c'è una sezione career in cui potete applicare la vostra candidatura e poi va visionata dal livello. Questo è quanto, spero che se non chi è presente qui comunque magari può conoscere qualcuno, perché questa è un'opportunità per iniziare una bella avventura e diventare di più. Grazie Ciccio, colgo l'occasione se c'è qualcun altro così al volo che ha qualche cosa, qualche richiesta, qualcuno che cerca. Ancora è presto, però un altro, vai Sergio. Ciao a tutti, io sono Sergio Sanfitto, molti non mi conoscono, sono un uomo che da qualche mese è frequentato, e la mia idea progettuale è già in un programma di incubazione. Abbiamo visto il Social Innovation Lab con Solco, che è un incubatore certificato delle imprese siciliane. Abbiamo avviato diciamo l'incubazione a gennaio, però allora l'idea progettuale è 0m². 0m² è una idea progettuale, si basa sulla riqualificazione degli spazi urbani, è un po' complesso, cercherò in pochissimi perché un minuto. Cosa fa 0m², ma fa la mappatura degli spazi abbandonati integrato che hanno ghettizzato la città, quindi che hanno frastagliato il tessuto urbano, li individua, li seleziona in punti strategici piuttosto che luoghi di interesse commerciali o interessi commerciali o sociali. Cosa succede? Dopo aver fatto la mappatura si inserisce un procedimento di progettazione partecipata con tutti gli attori che fanno parte di questa evoluzione, quindi le amministrazioni comunali, la cittadinanza, gli imprenditori, le imprese che potrebbero diventare imprese esecutrici, gli eventuali finanziatori, le associazioni di categoria, tutti quegli attori che potrebbero dire la loro
di questo, per la riqualificazione di questo spazio. Quindi ogni piccolo spazio urbano viene rimesso di nuovo. Cosa c'è? Dai, un attimo, perché non è abbastanza semplice. Quindi ogni poi dopodiché questa situazione vengono accumulate tutte queste idee, queste proposte, e si passa a seconda fase, che è quella della progettazione. La progettazione, una volta fatto il progetto, si cercano i fondi di finanziamento attraverso altri tipologie di fondi di finanziamento, quale il Civic Crowdfunding. Questo è in conclusione molto velocemente. Il nostro gruppo, che è un gruppo di professionisti che man mano che è andato avanti si è ovviamente diventato multidisciplinare, si è reso conto che ci sono dei campi molto complessi da affrontare, tra cui quello della tecnologia, perché la nostra idea si fonda su un discorso offline attraverso uno spazio fisico, attraverso online, attraverso una piattaforma interattiva che interagisce con tutta la cittadinanza e con tutti questi attori che ti ho detto, per scambiare le informazioni e per ovviamente aggiornare sui progetti. Chi fosse interessato a interagire con noi per portare avanti quest'idea è il benvenuto, perché noi abbiamo bisogno di molta forza tecnologica, perché una parte, oltre il discorso della raccolta delle informazioni, anche perché noi utilizziamo per la progettazione il sistema BIM, non so se voi siete a conoscenza, forse qualcuno in ingegneria sì, è un sistema di condivisione dei dati e condivisione della progettazione architettonica e ingegneristica con tutti gli attori, quindi amministrazioni, progettisti, che lo porta fino all'esecuzione. Questo perché riduce in una percentuale molto minima l'errore e quindi anche la trasparenza dei dati. Ringraziamo Sergi. Ok, ci vediamo il 13 aprile. Un altro? No. Va bene, ci vediamo. Buona serata. Ciao.